Siamo in questo spazio elegante per assegnare il Flaiano Biper per i giovani autori under 30 e poi Dulcis in fundo per proclamare la vincitrice o il vincitore naturalmente del premio Flaiano di narrativa. È stato un lavoro impegnativo quello che ha svolto la giuria tecnica, composta da personalità di primo piano che rispondono ai nomi di Renato Minore, Donatella Di Pietrantonio, Raffaello Palumbo Mosca, Raffaele Manica ed Antonella Di Nallo. Sono stati loro a selezionare le due terne dei finalisti per i due premi di narrativa. Concorrono dunque ad aggiudicarsi il Flaiano Biper per i giovani autori under 30, Giulia Ciarapica con Una volta abbastanza, edito da Rizzoli, Loreta Minutilli con Elena di Sparta, edito da Baldini Castoldi, e Gianmarco Soldi con Cosa resta di male, edito da Rizzoli. Non ho seguito un ordine alfabetico rigoroso. Per il premio Flaiano di narrativa la terna selezionata sempre è composta da queste persone: Alessandro Mosché con Gli ultimi giorni di Anita Ekberg, Melville Edizioni, Valeria Perrella con Almarina, casa editrice Einaudi, e Lorenzo Pavolini con L'invenzione del vento, casa editrice Marsilio. Dalle 18.30 alle 20 hanno espresso le loro preferenze due giurie di lettori distinte, ognuna composta da 100 votanti. Lo spoglio inizierà tra poco e le operazioni saranno garantite dalla professionalità del notaio Erminia Micarelli, che tra poco salirà sul palco. Detto questo, è ora il momento di invitare proprio su questo palco una donna, una professionista davvero speciale, l'avvocato Carla Tiboni, presidente della Fondazione Tiboni e tanto altro, organizzatrice della 46esima edizione dei premi internazionali Flaiano, con l'amore che può provare una figlia per un genitore, sta senz'altro nobilitando la grande eredità di valori che le ha trasmesso suo padre Edoardo Tiboni, l'uomo che ha creato 46 anni fa i premi internazionali Flaiano e li ha diretti per 44 anni. Credo che meriti un grande applauso da parte di tutti. Dunque, avvocato Tiboni, perché avete deciso, insomma, di distinguere questa bellissima edizione del premio in due serate? Ma perché ci sembrava giusto che ci fosse un'attenzione particolare per la narrativa e per l'italianistica. E ci è stato anche chiesto dai lettori, dai componenti delle giurie, e perché credo sia importante avere un contatto, una conoscenza anche degli autori, di chi scrive questi libri che poi arrivano in finale. E poi c'è una novità quest'anno, che è quella del Flaiano Giovani, istituito grazie al sostegno della Banca B, perché ci ha fatto questo regalo e in questo modo diamo la possibilità ai giovani di essere scoperti, diamo la possibilità di poter conoscere i nuovi talenti, quelli che saranno gli scrittori famosi di domani, ci auguriamo. Quindi diciamo che una serata dedicata ci stava bene e credo che il pubblico questa sera lo dimostri, perché è un pubblico attento, è un pubblico costituito anche dai lettori puntualissimi, attentissimi, bravissimi nel recarsi a votare e nel leggere i libri, anche se purtroppo per motivi di quantità sono stati consegnati con un pochino di ritardo, e di questo ci scusiamo. Ecco, il numero e qualità dei libri selezionati confermano il prestigio di questo premio. Sì, confermano il prestigio perché sono arrivati veramente tanti libri, oltre 70 libri, e confermano anche la serietà del premio. Una giuria tecnica che ha selezionato con estrema pazienza e precisione i finalisti, e senza trascurare nessuno dei libri che è stato inviato dagli autori. Ecco, ci sono dei ringraziamenti che vuole fare?
Ma io credo che il ringraziamento più importante, vorrei addirittura dedicare la serata, se possibile, è proprio alla giuria tecnica. Il lavoro di una giuria è difficile, perché leggere tanti libri non è semplice, e soprattutto individuare poi i finalisti non lo è altrettanto. Quindi credo che meritino un applauso queste straordinarie persone che continuano a lavorare per il Flaiano. Ci sono persone che sono legatissime al Flaiano da anni, da decenni, e questo non fa altro che essere un valore aggiunto del premio. Benissimo, grazie all'avvocato Tibone per questo suo intervento. Grazie. La serata Buonasera. Prosegue adesso con un altro personaggio di rilievo, la dottoressa Erminia Micarelli, notaio, che inviterei appunto qui sul palco, che ha seguito la prima fase, cioè quella delle votazioni da parte delle due giurie, e tra poco inizierà lo spoglio che seguiremo in diretta. Cercheremo anche, insomma, di rendere emozionante questa serata, vero dottoressa? Come innanzitutto no. Queste due giurie da chi sono composte? Allora, queste giurie sono composte un po' da tutta la società civile. Sono giovani studenti delle scuole superiori e dell'università, poi sono impiegati, insegnanti, professionisti, avvocati, medici, ci sono numerosi magistrati, ci sono i giovani della scuola del teatro presso il Media Museum, della didattica, quelli che fanno didattica teatrale, e poi abbiamo un gruppo speciale nella giuria che deve selezionare il vincitore e la vincitrice del Flaiano Biper per i giovani under 30. Per i giovani. Chi sono? Chi sono? Sono quelli che stanno nella casa circondariale di Chieti. 16 in tutto. Sono 16 in tutto che sono stati selezionati e hanno espresso il loro voto. Molto bene. Nella categoria giovani. Certo. Come avete organizzato le votazioni? Quanto tempo ci vorrà per conoscere insomma, vincitori? Beh, ci vorrà per ognuna delle categorie giovani e per l'altra categoria ci vorrà almeno una mezz'ora. Bene. Ciascuno poi. Benissimo. Vediamo. E noi seguiremo anche la votazione. Benissimo. In diretta, e sarà davvero una cosa molto interessante. Perfetto. Grazie dottoressa Micarelli per questo suo intervento, la disturberò ancora. E quindi iniziamo con le migliori opere di italianistica pubblicate nei 5 continenti, indicate, come accennavo, dagli istituti di cultura delle nostre ambasciate e selezionate da una speciale giuria composta dalla professoressa Isabella Camera D'Afflitto, dal professor Andrea Moro e dalla professoressa Maria Concetta Costantini. Prima di conoscere i vincitori di questa sezione, vorrei anche spendere delle parole su questa ottima giuria. Quindi Isabella Camara D'Afflitto è docente di lingua e letteratura araba alla Sapienza di Roma e all'Orientale di Napoli, e non è questa la sua prima esperienza al Flaiano, è un'affezionata amica di questo premio. Poi il professor Andrea Moro, neuroscienziato, linguista e scrittore, rettore vicario della Scuola Superiore di Pavia, da anni studia la sintassi delle lingue umane ed il rapporto tra linguaggio e cervello. Bene, nel tempo che gli resta, poco, scrive però divinamente, e l'anno scorso ha pubblicato il bellissimo romanzo Il segreto di Pietramala, che ha vinto proprio il premio Flaiano di narrativa. Si è creato dunque un legame sincero e forte, speciale, e il professore ha accettato l'invito di far parte quest'anno della giuria tecnica del premio internazionale italianistica, e noi siamo davvero molto grati. Evidentemente questo luogo ha stimolato piacevolmente i suoi neuroni. E poi Maria Concetta Costantini, docente di letteratura inglese nell'Università d'Annunzio, ha svolto un'intensa e qualificata attività scientifica e ha partecipato in qualità di relatrice a convegni in diversi paesi europei, in Israele, Canada e Stati Uniti. Bene, iniziamo a conoscere i premiati, quindi invito a salire sul palco il professor Alessandro Carrera. Buonasera, buonasera. Diamo il microfono al professor Carrera. Nel frattempo dico che è nato a Lodi, è laureato in filologia teoretica all'Università di Milano,
cantautore negli anni giovanili, questa è una bella sorpresa, scrittore, saggista, traduttore, ha insegnato letteratura italiana, letteratore di Bob Dylan, giusto, è importantissimo. Ha insegnato letteratura italiana, letteratura comparata ed estetica in diverse università degli Stati Uniti e del Canada. È professore di studi italiani e culture comparate all'Università di Houston in Texas. Bene, in Fellini's Eternal Rome, pubblicato quest'anno a Londra e segnalato dall'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, viene offerta la prima indagine sistemica sull'uso che Fellini ha fatto delle fonti classiche, nonché sull'intreccio tra persistenza pagana e fede cristiana nell'opera complessiva del grande regista riminese. Un lavoro davvero molto interessante. Grazie, grazie davvero a lei, alla giuria, naturalmente ringrazio moltissimo l'organizzazione del premio Flaiano. E sono molto contento di questo premio, naturalmente, perché questo libro nasce da tutti i corsi su Fellini che ho insegnato all'Università di Houston, dove insegno anche cinema italiano e anche cinema del mondo, e dal fatto che insegnando Fellini mi ero appunto accorto che temi pagani e cristiani erano sempre in conflitto, forse in ogni film, e che in qualche modo dicevano qualcosa di profondo sull'anima italiana, su chi siamo, sulla complessità della cultura italiana, andando molto nel profondo. Ho cominciato a fare ricerche sulle fonti classiche usate da Fellini, alcune sono ovvie perché abbiamo il Satyricon, ma ce ne sono anche negli altri film. E alcune in effetti nessuno si era mai accorto, devo dirlo. E quindi questa è stata per me un'avventura, una scoperta, e quindi spero che lo sia anche per i lettori del libro e, come ho visto, insomma, lo è stata anche per la giuria del premio, quindi ringrazio tutti moltissimo. Ecco, non solo Dante ha ispirato Fellini, ma anche ad esempio Ovidio con Ovidio. Le metamorfosi, Ovidio certo. Illustre abruzzese di Sulmona. Sì, certamente. Ecco, volevo chiedere, poi c'è questa figura particolare della saranghina di 8 e mezzo, la prostituta che fu ideata da Flaiano e Fellini se la prese. Sì, è stato anche uno dei motivi per cui poi hanno rotto, perché Fellini si appropriava di tutto quello che gli aveva dato, ma la saranghina effettivamente è un'invenzione di Flaiano, non di Fellini, lui se l'è rubata, però era di Flaiano. Ecco, il tema della donna è sempre presente nell'opera felliniana, è vero? C'è un po' sempre. Di Beatrice? C'è un po' di Beatrice, ma c'è un po' di Matelda nella Dolce Vita, e secondo me ho avanzato questa ipotesi, che la saranghina sia un po' Circe, in effetti. Anche perché così ci sono il nome, è vero che viene dalla parola saraga, però ci sono anche personaggi mitici che si chiamano Sore e che sono le figlie del sole. Circe era una figlia del sole, per cui chi lo sa? Saraghina è un po' e molte cose. Bene. Professore, tra poco verrà premiato dal delegato del Ministero degli Esteri, quindi si vuole accomodare nel frattempo, si può sedere in una di queste nostre piccole poltroncine. Ecco, tra poco appunto daremo il Pegaso. Perché? Allora, innanzitutto perché siedo per primo sul palco il professor Carrera, precedendo due signore, solo perché domani alle 7:40 dovrà prendere un volo da Malpensa per gli Stati Uniti e quindi tra pochissimo dovrà partire, quindi chiaramente lo scusiamo poi se andrà via. Dicevo, due signore, iniziamo dalla professoressa Aninari Eino. La poetessa Aninari Eino, laureata in filologia italiana con le sue traduzioni, una trentina in 25 anni di attività, ha fatto conoscere i maggiori poeti italiani ai lettori finlandesi. Buonasera, piacere. Nel 2006 ha pubblicato un'antologia della poesia italiana contemporanea, ha tradotto anche opere in prosa di numerosi scrittori contemporanei italiani, voglio citare ad esempio Saviano, Baricco, Magris, Faletti, anche un classico come Italo Svevo. Nell'antologia Portami il girasole, pubblicata dalla casa editrice Parco e scelta dall'Istituto Italiano di Cultura di Helsinki, ha voluto offrire un vasto panorama dell'opera poetica di Eugenio Montale, dal 1918 al 1980. Cosa ha scelto? Allora, quindi questo libro copre appunto 6 decenni della poesia montaliana, e quindi si comincia dalle Ossi di Seppia, certo,
finendo proprio ai diari del 71 e 72. E intanto ci sono appunto queste collezioni, però diciamo il peso è proprio nel primo montale, Ossi certo. di Seppia, Occasione, La Bufera. Ecco, questa è le poesie scelte costituiscono la prima pubblicazione dell'opera poetica di Montale in Finlandia. E come è stata accolta? Ma è stata accolta benissimo. Benissimo. Veramente, credo che sia stata proprio un'opera aspettata, anche se devo dire purtroppo che la letteratura italiana rimane sempre un po' in margine in Finlandia, per non parlare della poesia stessa che è sempre nel margine, e poi una italiana, quindi ancora forse per voi suona strano, perché comunque certo. avete tutti questi grandi nomi, e questo è stato anche un po' un ostacolo di cominciare con Montale, certo. perché è talmente grande, quindi è un lavoro traduttivo, richiede proprio questo rapporto di intimità, di silenzio, di lettura, dove il frastuono di queste grandi parole è significativo, importante, tutto questo devono essere cancellati e proprio costruire un rapporto intimo con il poeta. Ecco, lei si è occupata prima di Ungaretti sì. e poi di Montale, fondatori con Saba del modernismo sì. italiano, un modello di azione che ha ispirato tanti poeti che esordirono negli anni 30. I suoi connazionali, diceva, cosa apprezzano in particolare della letteratura italiana? I suoi connazionali. Ma diciamo che... Cioè l'alienazione dell'uomo, il dolore della vita, questi temi di Montale sono ancora attuali? Sì, sono attuali, cioè Montale è un classico moderno, e c'è questo contrasto proprio tra disillusione e poi una specie di incantesimo, sempre questa tensione molto forte, e credo che questo sia proprio una cosa che parla universalmente all'uomo moderno, che sia una cosa che ci tocca, è sempre toccante. Ma quello che interessa a un lettore finlandese è difficile dire, perché sempre si sta in cerca un po' un gusto esotico, dunque mediterraneo, però poi anche certo le questioni politiche, mafia, queste interessano. Interessano molto. Sì. Grazie per questo suo intervento, anche l'invito a sedersi in attesa del Pegaso, si vuole accomodare lì, professoressa? Prego. E adesso, diciamo così, facciamo un po' una sorta dalla Finlandia, sulle ali della fantasia, viaggiamo verso il Giappone. Ma perché farlo realmente, se invece abbiamo la fortuna di ospitare qui a Pescara un personaggio davvero speciale che viene dal paese asiatico? Infatti invito sul palco la professoressa Chiseko Tanaka. Chiseko Tanaka è un'apprezzata critica cinematografica e regista, ha scritto numerose recensioni sulla celebre rivista Kinema Junpo e ha realizzato e prodotto film indipendenti. È un personaggio molto noto in Giappone, l'abbiamo capito anche dal risalto che sulla stampa di quel paese ha avuto la presenza della professoressa qui a Pescara. Buonasera, la saluto con grande piacere. Buonasera. Quindi ventenne, quando era ancora una giovane studentessa universitaria, lei fu rimase profondamente colpita dalla morte di Pierpaolo Pasolini e anche del grande scrittore Yukio Mishima. Sono due vicende che l'hanno un po' condizionata? Sì. Pasolini è grande, e per me è grande stella, e anche Yukio Mishima è per me una grande stella. Quando ero studentessa di liceo, amavo tanto Mishima e le sue romanze mi ha piaciuto molto. E dopo, quando ero studentessa università, ho trovato Pasolini attraverso i suoi film. I suoi film. Sì. Ecco, tra i libri letti, lei è rimasta particolarmente colpita dai dialoghi. In particolare ha colto ed apprezzato il non conformismo del pensiero pasoliniano. Sì. Pasolini non solo regista, ma anche lui è poeta, è scrittore, è pensatore. Soprattutto
lui è non conformista. Questo è molto molto importante per me e pensavo questo è più importante per i giovani giapponesi, perché c'è una tendenza abbastanza male, abbastanza cattiva tendenza di conformismo. Quindi volevo i giovani giapponesi faccio leggere questo libro e per loro sì. È molto importante perché in Giappone essere in armonia con l'ambiente circostante è considerato un precetto da rispettare. È il principio del wa, se non sbaglio. Non mi piace questa. Però il conformismo è altra cosa, è vero? Può essere pericoloso. Sì, ma per i giovani giapponesi non si può capire da importanza essere non conformista. Essere non conformista. E l'insegnamento di Pasolini è davvero un insegnamento molto importante. Ricordiamo che in gioventù, la giovinezza di Pierpaolo Pasolini è stato indicato dall'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, racconta le fasi della vita di Pasolini, le prime, gli anni in cui era in Friuli, nonostante la guerra i giovani insomma continuavano a fare della musica e della letteratura, nonostante ci fossero appunto bombardamenti, e poi il legame fortissimo sia con il con il fratello più giovane, con la madre, poi gli inizi dell'attività. Bene, professoressa, la ringraziamo molto per questa sua straordinaria partecipazione dal Giappone, poi tra l'altro è elegantissima questa sera, complimenti. Grazie. Se si vuole accomodare tra poco, ecco, sì, verrà premiata, e infatti io invito adesso sul palco, mentre Giada Vadini ha il microfono in mano, il rappresentante del Ministero degli Esteri che ha il compito appunto di premiare i nostri vincitori della sezione di italianistica. Ecco, quindi inviterei sul palco il rappresentante del Ministero degli Esteri, lo attendiamo. Eccolo qui. Grazie, buonasera. Buonasera. Come va? Tutto bene? Bene, bene, ecco, bene. Abbiamo il piacere di ospitare il ministro plenipotenziario. Stefano Queirolo Palmas. Grazie, grazie per la sua buonasera, importantissima partecipazione. Quindi questo premio italianistica che il Ministero degli Esteri sta sostenendo con grande interesse, cresce di importanza e le presenze questa sera qui a Pescara lo dimostrano. Provengono insomma da tre continenti diversi. Sì, no, mi sono preparato due parole sull'importanza della nostra partecipazione al premio Flaiano. È davvero è un grande onore rappresentare il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale oggi in questa occasione. Faccio i miei migliori auguri e congratulazioni ai tre vincitori del 18° Premio Internazionale Italianistica alla Cultura Italiana nel Mondo e un grande ringraziamento alla giuria, all'organizzazione. Ci tengo a dire che la diffusione della lingua e dell'editoria italiana all'estero costituisce uno dei principali obiettivi del Ministero degli Esteri. La lingua ha svolto, continua a svolgere un ruolo fondamentale sia in qualità di vettore per la diffusione della cultura, sia di catalizzatore delle forze vive del nostro Paese, della sua capacità di creare, di produrre, di innovare. La lingua è un elemento identitario. Il movimento identitario principe rappresenta il principale volano per la diffusione della nostra cultura. È fondamentale per chi vive all'estero, per mantenere i legami con le origini, rappresenta per chi italiano non è la porta d'ingresso al nostro immenso patrimonio e ad uno stile di vita che non a caso definisce le nostre politiche di marchio Italia con sotto il logo di vivere l'italiana. La Farnesina è in prima linea nel sostegno alla promozione all'estero del settore editoriale,
saremo ospiti in importanti rassegne internazionali, nel Salone del Libro di Parigi nel 2021 e alla Buchmesse di Francoforte nel 2023. Per questo motivo dal 2002 il Ministero collabora con la Fondazione Edoardo Tibone e l'Associazione Flaiano. Questo avviene grazie soprattutto alla rete degli istituti italiani di cultura che ogni anno curano la diffusione del bando all'estero e segnalano le migliori pubblicazioni. Come ha giustamente ricordato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'ultima edizione degli Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo, l'impegno per sostenere la cultura italiana, per rafforzarne la diffusione attraverso l'insegnamento, non può prescindere da una collaborazione tra tutti gli enti e i soggetti attivi in questo settore, pubblici e privati, nazionali o esteri. Ringrazio ancora gli organizzatori del premio, rimango fiducioso che la collaborazione tra le istituzioni possa continuare ancora a lungo. Grazie, grazie per questo intervento. Adesso dovrà premiare i nostri intellettuali che ci hanno raggiunto, quindi c'è anche Giada che consegnerà, le può lasciare il microfono, quindi possiamo dare il Pegaso, può iniziare. Prego. Grazie, grazie per questa importante partecipazione. Speriamo di vederci presto. Possiate ritornare a seguire il Premio Internazionale Flaiano. Buona prosecuzione. Bene, nel bellissimo mosaico di questa serata aggiungiamo ora un tassello prezioso. È grande l'onore da parte mia, di tutti noi, di presentare il professor Besnik Mustafai, un personaggio davvero di altissimo profilo. Laureato in lingua e letteratura francese all'Università di Tirana, ha lavorato come professore e traduttore giornalista e tra i fondatori del Partito Democratico di Albania ha organizzato la prima manifestazione democratica contro il regime di Hoxha, primo ambasciatore in Francia dell'era post-comunista dal 1992 al 1997, è stato ministro degli esteri dell'Albania dal 2005 al 2007. Prego, professore, come va? Grande onore. Grazie. Si è dimesso in contrasto con il premier Berisha, ha lasciato la politica nel 2009 e si è dedicato alla scrittura. È autore di numerosi romanzi, saggi, raccolte di poesie e traduzioni ed è considerato uno tra i più importanti intellettuali contemporanei albanesi. Le sue opere sono state tradotte in molte lingue ricevendo un largo consenso di critica. Ha scritto, e il suo piccolo ultimo capolavoro è La piccola saga carceraria, un bellissimo libro che vi invitiamo a leggere, edito Castelvecchi. Colpisce il caparbio tentativo in questa opera dei protagonisti di sottrarsi alle vere catene, quelle della mente, e tra l'altro un grido di allarme su ciò che tutte le forme di totalitarismo rappresentano. Sì, questo è un romanzo che ho scritto prima la caduta della dittatura in Albania e, per dire la verità, l'ho scritto senza sperare pubblicarlo un giorno. Dunque è pubblicato dopo, poi è tradotto in molte lingue, arriva anche in italiano e sono molto felice. E mi scusate per il mio italiano. Ottimo. Perché non ho mai studiato l'italiano, non ho mai vissuto più di 4 giorni in Italia. Ma le ore che ho passato ascoltando la radio quando ero giovane eravano moltissime, così arrivo a dire delle cose, ma quando non arrivo metto delle parole in francese, in inglese, così.
Bene, sì, adesso ogni intellettuale naturalmente nei libri versa se stesso, quindi insomma ci sono dei passaggi importanti che rappresentano anche la propria vita. Lei che ha avuto una vita caratterizzata dal coraggio, lei non ha avuto mai paura, ha denunciato ad esempio la corruzione che c'è purtroppo in Albania, i legami della politica con la criminalità, argomento che noi sì. In Italia non conosciamo. Ma io ho avuto paura quando era la dittatura, dunque non è, il mio romanzo è per dimostrare gli effetti della paura, ma adesso in libertà non ho paura, perché almeno in libertà abbiamo diritto a un avvocato, perché sulla dittatura non avevamo questa possibilità, il Ministero della Giustizia era proibito. Dunque adesso abbiamo avvocato, abbiamo Ministero della Giustizia, ma abbiamo corruzione, crimine organizzato e tutto. E questo mi ricorda un libro di Leonardo Sciascia, che quando era il fascismo non era la mafia. Si può dire che l'Albania è passata con troppa rapidità dal comunismo al consumismo? Sì, senza gradualità. Dunque, io ho un saggio che è appena uscito anche in Italia, che si chiama Albania tra crimini e miraggi, dunque tra i crimini del passato e i miraggi del futuro, dove manca il presente, e dico che noi siamo passati da uno stato repressivo a uno stato depressivo. Dunque, in questo senso, il consumismo, io preferisco il consumismo mille volte più che le razioni del comunismo, quando non si poteva trovare una bottiglia di latte per i bambini. Ma il consumismo, nel senso che ha creato un miraggio del benessere senza lavorare veramente, e così la gente preferisce trovare soldi, non tutti, ma una minoranza che, certo, che fa la problematica. Ecco, da ministro degli esteri a scrittore, ha lasciato la politica e si è dedicato totalmente alla letteratura, una scelta di cui non si è mai pentito? Ma io ero scrittore prima di essere ministro o deputato o ambasciatore, e quando ero ministro una volta avevo detto che un giorno sarò ex deputato, ex ambasciatore, ex ministro, ma mai ex scrittore. Dunque, quando ho deciso di fermare, ero ministro, ero all'apogee del mio lavoro, il suo lavoro, certo, e mi sono detto che perdo troppo tempo, perché non arrivavo più neanche a leggere romanzi, e parlo nella presenza dell'ambasciatore e di un consigliere plenipotenziario, e questa era insopportabile. Dunque ho dichiarato la dimissione, e sono l'unico fino adesso in Albania che ha deciso di partire dalla politica senza perdere elezioni e senza avere uno scandalo. e ho fatto il mio nuovo slogan. Qual è? Adesso non cerco elettori, ma cerco lettori. Ho constatato che per tristezza è molto più facile trovare elettori che trovare lettori, ma è una scelta, non mi sono mai pentito, ma sono diventato molto più famoso dopo la demissione, perché il sadomasochismo è interessante. Insomma, la candidiamo a ministro della simpatia comunque in Europa. Grazie. Ecco, grazie. Gli scrittori albanesi sono poco. Gli scrittori albanesi sono poco conosciuti in Italia. Ismail Kadare, lo scrittore più famoso, è stato conosciuto in Italia dopo che aveva pubblicato in Francia e in altri paesi. Mentre in Albania la letteratura italiana è invece molto seguita. Sì, ecco, molto. Come spiega questo?
ma non voglio essere cattivo, perché sono un ammiratore della cultura italiana e dello spirito italiano, ma penso che adesso gli italiani sono molto meno più curiosi che eravano prima, e che l'Italia diventa, il pubblico non è più questo che era quando era Italo Calvino, e che nello stesso tempo l'Italia era il pubblico anche di Camus e di tutti gli altri gran scrittori. Dunque, mi ricordo di un piccola analisi, non so come dire in italiano, di Umberto Eco. Ho avuto l'occasione di vederlo molte volte a Parigi, perché abbiamo lo stesso editore a Parigi, Grasset, e l'editore è importante per far incontrare gente. E ho chiesto a Eco: come si spiega che non siete curiosi per noi? Noi siamo molto curiosi di voi, e poi lui mi ha detto, è una canzone, mi ha ricordato la canzone di Jacques Brel, Je t'aime moi non plus. Dunque, ti amo, io non so come tradurre in francese, ma ho sentito la nostra amica finlandese che ha detto che i finlandesi non sono curiosi per la cultura italiana, e mi sono detto che è un revanche. Bene, bene, veramente molto simpatico. Il nostro carissimo scrittore, intellettuale, raffinato, ma simpaticissimo, e Besnik Mustafai. E adesso sarà senz'altro un momento importante con l'avvocato Carlo Tiboni, che le consegnerà una targa, quindi tornerà anche con un riconoscimento che viene dato da questi premi internazionali. Flaiano. Ecco, l'avvocato Tiboni sta salendo. Sono molto meritatissimo. Sono molto onorato. Besnik Mustafai. Ancora complimenti e grazie. Notaio Micarelli, come siamo messi? Stiamo andando avanti? Che dice? Più che andare avanti, cominciamo. Sì, è il momento, perché siamo vicini ai giovani, tra cominciamo poco. Cominciamo con lo spoglio delle schede dei giovani. Ecco, però, quante ce ne sono qui dentro? Dei giovani ne sono 87. 87, quindi possiamo incominciare, poi magari ci interrompiamo le ultime 15 schede per fare lo spoglio in diretta. Benissimo. E quindi allora, insomma, siamo qui. Grande novità di quest'anno, come accennavamo, è il Flaiano B per i giovani autori under 30. Una grande occasione per scoprire e valorizzare nuovi talenti letterari. Ora ho il piacere di invitare sul palco un economista di valore che nel corso della sua brillante carriera ha saputo coniugare benissimo i numeri con le lettere, i conti con le buone letture, il dottor Guido Serafini. Guido Serafini è direttore dell'area adriatica della BIPER ed è, insomma, il personaggio che ha cercato in tutti i modi di spingere questo premio, e quindi per poter, insomma, ottenere il meglio. Allora, innanzitutto, insomma, siamo pronti per poter fare questa bella cosa, però c'è una presenza particolare qui tra di noi, in platea, che forse non avete notato, ma è veramente un personaggio meraviglioso, è Steve McCurry. Steve McCurry è un grandissimo fotografo, per intenderci. Avete presente la ragazza afghana? Quell'immagine bellissima? L'ha scattata lui, un grandissimo fotoreporter che domani sarà ovviamente premiato nel corso della serata che si svolgerà in Piazza delle Nascite a Pescara, e che condurrà l'amica Maria Cuffaro, e quindi sarà il momento anche di approfondire quest'arte meravigliosa di Steve McCurry, che salutiamo veramente con grande affetto e ringraziamo per aver nobilitato questa serata. Benissimo. Ecco, adesso il microfono per il dottor Serafini. Molto bene, ecco.
Questo premio, diciamo, dedicato ai giovani autori under 30, è stato ideato e realizzato con entusiasmo dalla Biper, da anni importante partner della Fondazione Tibboni. E offrire, dicevamo, un'occasione importante, un premio significativo anche sotto il profilo economico, che manifesta una visione culturale davvero illuminata da parte della Biper. Complimenti. Grazie. È un gesto di attenzione verso un'espressione organizzata con passione dalla Fondazione Tibboni. La banca da tempo segue, diciamo, il Flaiano in generale nei suoi premi internazionali, ma quest'anno ha scelto in modo particolare l'iniziativa dedicata alla narrativa espressa da giovani autori. La risorsa lettura ha un antefatto che nella composizione. Abbiamo bisogno di incoraggiare gli atti creativi in tutti i campi. In qualche modo noi abbiamo uno slogan da alcuni anni: la banca che sa leggere. Leggere è un approccio al mondo, è anche una metafora. Qui la applichiamo ai libri: leggere il mondo, leggere la realtà. Diciamo, è l'approccio di attenzione di un operatore che della relazione fa la sua ragione di essere. Calata nel territorio in cui siamo, riteniamo che in generale le iniziative del Flaiano siano una delle migliori espressioni della nostra regione, quindi riteniamo un nostro dovere essere a fianco a chi col suo impegno dà vita a questa importante e anche, direi, oramai 46esima edizione, quindi un'espressione permanente di impegno e di realtà. Benissimo, ecco, la inviterò ancora sul palco per la premiazione della vincitrice o del vincitore di questo premio, e intanto chiamo qui sul palco, grazie dottor Serafini, chiamo i finalisti, e inizierei con Giulia Ciarapica. Giulia Ciarapica, laureata in filologia moderna, collabora con il Messaggero del Foglio, gestisce il suo blog e ha pubblicato Book Blogger, scrivere di libri in rete, come, dove e perché. Si occupa dell'organizzazione di eventi culturali. È abituata, carissima, a giudicare gli altri, adesso immagino che ci sia l'emozione di essere giudicata, è vero? Assolutamente sì, mi trovo dall'altra parte della barricata, è molto strano, una situazione bellissima ma strana, sicuramente quello sì. Molto molto strana. Quindi allora, il libro è molto molto bello, e l'Italia è appena uscita dalla guerra, a Casette d'Ete, un borgo dell'entroterra marchigiano dove si sentono le foglie cadere dagli alberi, a dimostrazione di quanto sia rumorosa. La vita è scandita da albe silenziose, si diceva, e da tramonti che nessuno vede, perché a quell'ora sono tutti nei laboratori a attaccare suole, togliere chiodi, passare il mastice, a cucire scarpe, è vero? Sì, la vita a Casette d'Ete era questa, ma è anche oggi questa. In particolar modo il silenzio assordante che c'è a Casette d'Ete è quello di allora, fondamentalmente. Io dico sempre che quando scrivo e sono proprio sotto la finestra che guarda la collina, che vede cambiare i colori della collina a seconda delle stagioni, se mi concentro intorno all'1:30-2 del pomeriggio, io sento ancora il rumore delle foglie che si staccano dagli alberi. Il che è molto suggestivo, perché mi riporta con grandissima facilità alla Casette d'Ete del 1945, del secondo dopoguerra. Quindi è tutto molto suggestivo, molto bello. Le scarpe sono per noi un simbolo di vita, non un sogno, non sono state qualcosa che è stato realizzato perché si voleva realizzare, è stato un destino, quindi è qualcosa che va oltre. La scarpa come possibilità di un futuro e di una ricostruzione, perché si doveva ripartire da zero. I protagonisti sono davvero molto belli, ci sono le due sorelle Giulietta ed Annetta che hanno caratteri molto diversi, ma con il loro mordere la vita, con la volontà di non sprecare nemmeno un attimo, sono capaci davvero di costruire qualcosa di molto importante. E un uomo le divide, Valentino
bambino che poi non è così bello, insomma, però riesce a insidiare questo amore che però poi si ricompone. Sì, Valentino è un uomo sicuramente della sua epoca, è un figlio della sua epoca, mentre invece Giuliana, sì, lo è come Valentino, Annetta è la donna del futuro, è quella che veniva definita l'uomo mancato in qualche modo, quindi spesso incompresa proprio per questo. L'amore di queste due sorelle è un amore-odio, ma non ci potrebbe essere amore se non ci fosse un pizzico d'odio e viceversa. Valentino non mina tanto l'amore tra queste due donne perché è un sentimento troppo forte per essere minato, più che altro mina la loro capacità di giudizio e la loro capacità di mettersi in gioco rispetto alla vita e soprattutto rispetto ai sentimenti, perché Giuliana nello specifico è un'analfabeta sentimentale quasi, mentre invece Annetta morde la vita proprio come fa Valentino, quindi molto simili e per questo spesso in contrasto tra loro. Ecco, dall'amica geniale si è sviluppato il filone della saga familiare, una volta abbastanza il primo testo di una trilogia che dovrebbe concludersi nel 2021, perché ci sono dei riferimenti. Valentino e Giuliana sono i nonni, è sì, vero, sì. E di conseguenza credo che Giulia Ceràpica possa essere Oriana, la figlia, sì, di Gianna, ecco, giustissimo, sì. Sì. Perché alla fine c'è questa Gianna che scompare nel nulla. La prima nulla. Volta che qualcuno lo dice in pubblico, il che mi fa un po' senso, però sì. Scompare nel nulla, mentre l'attacco del libro è che questa ragazza bravissima che accudisce il nonno malato si chiama Oriana, allora quindi sì. Oriana, la chiameremo sì. Oriana. Sì, Oriana, Giulia Oriana. Sì, ecco, da sempre il dialetto romano, quello napoletano, toscano, sono conosciuti nella letteratura, ma questa volta fa l'ingresso il dialetto marchigiano nella sua purezza. Sì, vero? Perché sì, io sono molto legata al dialetto, sono molto legata alle Marche, sono molto legata al dialetto marchigiano, un po' perché lo studio mi ha portato a studiare i vari dialetti d'Italia, quindi la curiosità c'era, ma perché volevo rappresentare anche attraverso un idioma, una lingua, una scrittura di un dialetto che è ancora più difficile forse della pronuncia in sé, rappresentare una regione di cui si parla sempre troppo poco, si conosce poco, fa fatica a lasciarsi conoscere, i marchigiani stessi a volte sono quasi ostili nei loro stessi confronti perché hanno lo spirito del lavoro, del travaglio quasi in un certo senso, quella che nel libro descrivo come, mi passi il termine, la fatica, quindi proprio detto in dialetto marchigiano, la fatica. E quindi era in qualche modo un oggetto, è diventato, ecco, il dialetto per uno strumento per dare tridimensionalità a Casette d'Ete, ai personaggi e alla comunità marchigiana. Allora, l'amore per, diciamo sì, la letteratura, Giulia Ceràpica lo ha scoperto a 14 anni, con il libro L'isola di Arturo, di Elsa Morante, che è stato segnalato dalla mamma. Sì, sa proprio tutto lei. No. Una donna, la Morante, che apprezza molto Giulia Ceràpica e apprezza anche Alberto Moravia, che fanno parte sì, del suo sì. cuore, vero? Assolutamente sì. Sì, vabbè, il Moravia è il mio primo amore, in assoluto. Però la persona, perché mi piace definirla persona, che mi ha aperto le porte alla letteratura è Elsa. Con L'isola di Arturo, che mi ha rapito il cuore, ma non solo. E poi sono subentrati altri amori, devo dire, ne sono subentrati altri, tra cui Dino Buzzati, che con un amore mi ha stregato. Però questi due sono una parte sicuramente del mio cuore e Moravia in particolare con La Noia mi ha insegnato molto, mi ha dato molto, ecco. Bene, abbiamo conosciuto un po' meglio Giulia Ceràpica, adesso la invito a sedersi, perché tra poco, insomma, ecco, stiamo vedendo anche lo spoglio. Ecco qui. Cosa resta di male? 18 voti, una volta è abbastanza 11, una di Sparta 14. Equilibrata, quindi insomma si preannuncia un'emozionante serata, è vero, dottoressa Micarelli? Siamo alla metà circa. Bene. E il voto non è ancora definito. Ecco, poi lo interromperemo un attimo, che abbiamo completato la conoscenza aspettiamo. Della terna. Ecco. Ebbene, conosciamo Gianmarco Soldi, che in questo momento è primo in classifica. Vive in provincia di Cremona, laureato in comunicazione d'impresa e dei media, è musicista e compositore, collabora come autore con diversi artisti, orchestre ed edizioni musicali. Ha scritto la canzone che le ragazze soprattutto conoscono, Non te ne vai mai, interpretata da Thomas. Questo è il suo primo romanzo.
Sol, di scoprire se stessi non è mai, buonasera carissimo, non è mai un'impresa facile scoprire se stessi, specie se alla presa di coscienza delle potenzialità del proprio corpo si aggiunge il voler comprendere anche i meccanismi della mente. E Amato Zago, il protagonista di questo bellissimo romanzo, figlio dell'americana, ebbene, si ritrova a compiere questo viaggio introspettivo molto presto, quando è? Con la cuginetta. Esatto, sì, quando ha 5 anni. Si trova in macchina. Esatto, io facciamo la premessa che parlerò meno di Giulia, che è abituata a queste situazioni. Perché è emozionato, quindi, vero? Abbastanza, sì, abbastanza. Sì, la storia di Amato parte quando è un bambino, ha 4-5 anni in macchina e scopre quello che è un desiderio che lui non sceglie. Detto in poche parole, cosa resta di male, parla delle conseguenze che i desideri che non si scelgono hanno sulle persone, tanto da diventare delle ossessioni. E Amato da bambino scopre questa vera e propria ossessione. Che ecco, poi spieghiamola a coloro che magari diventa, non hanno avuto la fortuna di leggere ancora il romanzo. Cos'è questa ossessione? L'ossessione è banalmente un feticismo, è un desiderio di sottomissione alle ragazze, alle donne, poi per quando crescerà, che vive male, malissimo, cioè proprio peggio di così non potevamo viverlo da bambino. E col tempo si evolve fino a diventare non una stella da polare da seguire, però una compagna, una perversione come compagna da accettare, anche da coltivare. Ecco, c'è Malena, che è una ragazza molto bella ma anche molto misteriosa. Male sta per Malena, e sono due anime, Amato e Malena, che cercano la loro strada, che si scoprono e si vivono lentamente e insieme provano a farsi forza, sostenendosi a vicenda, amandosi a modo loro, perché l'amore non è mai perfetto, è vero? No, anzi, la storia tra Amato e Malena è un amore totalmente disarmonico, disequilibrato. Ma non perché è un amore che non funziona, è un amore che funziona così, è un amore fondato sulla prevaricazione, sulla sottomissione, sulla sofferenza anche cercata, possiamo dire. È quello che guida un po' la vita di Amato, la vita di Malena, che ha alle spalle un passato doloroso, ed è quello che li legherà per sempre, per tutta la storia e anche dopo. Ecco, è anche significativa la scelta dei nomi, perché Amato e Male indicano sono la contrapposizione l'uno dell'altro, nel senso che Amato è la tipica persona che nasce in provincia, ambientato in provincia di Cremona, il romanzo, figlio di una famiglia benestante, e che trova in Malena tutto ciò che desidera ma che forse non gli fa bene, nel senso che Malena è ciò che appunto vuole ma che forse non fa per lui. E è un po' come dire lo yin e lo yang, lui è la parte chiara e Malena è la parte scura, e con i loro modi, con i loro tempi e con la loro stranezza arrivano a compensarsi. Ecco, Amato è molto lontano da Gianmarco? Sì, è una domanda che mi fanno spesso. È vicino geograficamente, perché è ambientata nella mia terra, certo. Ci ho messo delle esperienze simili alla mia vita, ossia la passione per la musica, gli studi a Milano, l'allontanarsi da Cremona, che può essere visto come banale passare da Cremona a Milano, ma non è così, sono due mondi completamente diversi. Però sì, a livello caratteriale, di esperienze, anche di approccio alla vita, devo dire che mi reputo anche più fortunato di Amato Zago. E ha ideato questo romanzo una sera in montagna. Sì, credo aver letto bene. Sì. Io lo dico sempre, ho fatto un po' di necessità virtù per questo romanzo, perché suonando d'estate, non più, però negli ultimi anni d'estate non ho avuto la fortuna di lasciare Cremona, ma perché suonavo in giro, suonavo in Emilia, in Lombardia, e quindi ho voluto ambientare il romanzo a Cremona anche perché non avevo altri luoghi che sentivo miei. È successo che questo weekend in montagna con i miei nonni, una cosa veramente pazzesca, è servita per guardare un po' più da lontano il posto da cui vengo, la storia che stavo covando quasi come una malattia.
E lì è nato tutto, nell'unico momento lontano da casa. Bene, bene Gianmarco Soldi, ecco, si può accomodare qui, grazie, molto gentile. Tanto prosegue, ecco, è momentaneamente interrotto, è vero? Sì, possiamo andare ancora un po' avanti. Ecco, e quindi conosciamo anche la terza finalista, che è Loreta Minutilli. Ha cominciato a scrivere a 6 anni, diploma poi al liceo classico e laurea in fisica. Con il racconto L'universo accanto ha avuto la soddisfazione a Venezia di entrare nella cinquina di finalisti del premio Campiello Giovani 2015. Buonasera. Grazie, buonasera. Buonasera. La nostra giovanissima Loreta. Elena di Sparta, la più bella del mondo, rivendica il diritto di tutte le donne di esprimersi non rimanendo imprigionate nel proprio corpo. Lei ha dato dignità ad un personaggio storicamente silente, accusato per mera superficialità di aver procurato guerre e quindi noto soltanto per le fattezze così, così belle, vero? Sì, infatti il mio interesse per il personaggio di Elena è nato proprio dal fatto che è quasi la protagonista assoluta dell'Iliade, in quanto senza di lei la guerra di Troia non si sarebbe mai scatenata. Però è un personaggio praticamente muto, è difficile arrivare a sentire la sua versione dei fatti. E quando si parla di lei è sempre associata ad un concetto di colpa, sia che sia una colpa da cui la si scagiona, sia che sia invece una colpa che si porta addosso e che le si attribuisce. E quindi ho voluto farla parlare, farle raccontare la sua storia senza giustificarsi. E quindi Elena di Sparta non è un tentativo di giustificare o di scolpare Elena, è solo una storia, la sua storia, quella che vuole raccontare senza avere altri obiettivi. Ecco, lo studio della fisica e dell'astrofisica, domanda che le avranno fatto in tanti, ha cambiato la sua visione del mito? Sicuramente sì, nel senso che il mio interesse per la mitologia è nato al liceo classico, però poi è evoluto ed è maturato quando in realtà mi sono allontanata dagli studi classici. Infatti Elena di Sparta è stato scritto durante il mio primo anno di università mentre studiavo fisica. E in realtà fare un percorso totalmente diverso mi ha anche aiutato a capire quanto fosse fondamentale per me il racconto e la scrittura, e anche a farmi capire il valore del punto di vista di Elena, perché come Elena ha vissuto la sua vita straniera in un mondo di uomini prima e poi di donne comunque con una cultura diversa dalla sua quando era a Troia, anche io in qualche modo solo quando mi sono iscritta a fisica e quindi ho cominciato a frequentare un mondo totalmente diverso da quello a cui ero abituata, mi sono approcciata per la prima volta ad un mondo che magari era prevalentemente maschile e in cui mi trovavo a vivere delle cose che non avevo mai immaginato di cui poter fare esperienza prima. E questo è stato fondamentale per poter costruire il personaggio. Ecco, in questa storia Elena, bellissima adolescente, viene purtroppo stuprata brutalmente da Teseo, ma Elena poi conosce Etra, che è la madre dello stupratore Teseo, e Etra le spiega prima di tutto che la bellezza non è solo qualcosa che si ha e basta, è un filo prezioso che deve essere usato per tessere lentamente meravigliosi lenzuoli su un telaio, e allora ha davvero un senso la bellezza, e l'unica gioia può arrivare dal potere, è così? Sì, in realtà questa è una posizione che viene un po' imposta ad Elena da ragazzina e che lei poi rivedrà anche crescendo in qualche modo. La parte fondamentale della bellezza di Elena, nella mia versione, è che lei in realtà fatica sempre a vederla come qualcosa da usare. Per lei la bellezza è un dono per se stessa, un dono meraviglioso e divino che lei è contenta di avere e che non rinnega mai. Quindi in un primo momento magari le viene detto che la sua bellezza serve a compiacere un uomo. Quando incontra Etra le viene data quest'altra visione della bellezza, quindi comunque come quella di uno strumento per ottenere potere. In realtà quello che Elena vorrebbe è di poter godere del suo corpo e della sua bellezza e compiacersene senza però doverlo per forza usare ad uno scopo. Ecco, tra l'altro lei disegna dei personaggi molto originali e Paride, che insomma dovrebbe essere bellissimo, alla fine risulta un rozzo improponibile, per cui alla fine non si capisce per quale motivo Elena l'abbia scelto. E anche Menelao è invece una persona dolce che, nonostante profondamente turbato e colpito dal tradimento della moglie, però riesce a recuperare un rapporto. Sì, quella su Paride in realtà è un'osservazione, sono tutti molto delusi da Paride, è un'osservazione che fanno tutti.
e ho scelto di presentarlo appunto come un personaggio anche un po' fisicamente sgradevole e non particolarmente colto, in parte perché mi sembrava, diciamo, coerente con diciamo, l'idea del personaggio, perché comunque Paride viene cresciuto nel mito fra i pastori, scopre solo in età adulta di essere figlio di Priamo, quindi mi sembrava coerente che rispetto magari ad altri principi troiani fosse meno attraente, meno istruito. E anche perché volevo che quella di Elena fosse una scelta, la scelta di andare a Troia, non vincolata dall'amore, dall'innamoramento o comunque da qualsiasi condizione che non fosse appunto puro, freddo, razionale calcolo. Quindi ho calcato un po' la mano sulla sgradevolezza di Paride per rendere quest'idea. E invece appunto l'unica figura maschile che in qualche modo riesce ad essere affine ad Elena è proprio Menelao, che è quasi un punto di vista esterno sulla sua storia. Che la invita a raccontare, sì. E quindi finalmente a esprimersi e a far sentire quello che pensa. Benissimo, e Loretta Minutile, adesso abbiamo la possibilità di seguire lo spoglio. Gianmarco Soldi è lanciato, ma è inseguito proprio da Loretta Minutilli. Ecco, ancora una ventina, prego, si può accomodare Loretta Minutilli. Intanto inviterei sul palco Renato Minore, che è il presidente della giuria tecnica. Sono ancora una ventina. Ancora una ventina. Ancora... Bene, allora, insomma, questo spoglio facciamolo allora in diretta. Allora, diciamo un po', sentiamo un po' dalla dottoressa Micarelli, e, insomma, come sta andando e quello andiamo. Che accade, forza. Allora, Ciara Pica. Minutilli. Ciarapica. Ciarapica. Minutilli. Minutilli. Come diventa davvero appassionante a questo punto. Effettivamente sì. 27 soldi, 24 e 21. Soldi. 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 E Renato Minore, che bravi che sono questi giovani autori, è vero? Sì. Poi leggerà le motivazioni del vincitore e della vincitrice, ma dopo. Adesso intanto, che cosa ne pensa di questi tre che Ciara sono... Pica. Cosa ne pensa? Ma erano tre romanzi diversamente importanti, credo, dico, proprio perché utilizzavano un modello di romanzo un po' diverso, ma con un alto tasso di leggibilità, insomma. Quello che mi ha colpito molto è il fatto che avevano proprio una capacità proprio di trascinamento alla lettura, insomma, dico, per cui in modo diverso, perché la storia appunto della Ciara Pica è una storia dentro la complessità della realtà della ricostruzione degli anni 50, insomma, certo. E quindi minutamente ricostruisce modi, tempi, funzioni di quel discorso. E la Minutilli, al contrario, è una storia che, come dire, racconta il mito in una maniera attuale e contemporanea, insomma. E Soldi è un romanzo in fondo di formazione che racconta una storia torbida, piena di passione e di contorcimento anche. E che Soldi, che sta piacendo. Che sta piacendo, sì. Difatti io devo dire ero molto così, non sapevo... L'ultima scheda. L'ultima. Ah, quindi possiamo dire che... E Soldi. Che il vincitore... E Soldi. È Gianmarco Soldi. Insomma, cosa resta di male? Complimenti. Inviterei il dottor Serafini a salire sul palco per... Comunque complimenti davvero a tutti. Loretta Minutilli, che è stata davvero bravissima, un'astrofisica... che continuerà a scrivere cose bellissime, ma anche a leggere le stelle. È vero? Elena Ciarapica, che è stata Giulia Ciarapica, che è stata sono stato un po' distratto da Elements Spalta. Giulia Ciarapica, bravissima. E poi Gianmarco Soldi, davvero complimenti. Guido Serafini, il direttore della Biper, consegnerà adesso il premio che sta arrivando per il nostro vincitore Gianmarco Soldi.
utilizziamo questo Pegaso. Ecco, sta arrivando il secondo. Insomma, davvero è stata una bella gara, vero, dottor Serafini? Il microfono. Sicuramente una gara fino all'ultima scheda, quindi comunque la gara è tra le opere e si giocherà anche nel futuro. Quindi oggi premiamo lui, ma l'ammirazione è per tutti. Per tutte, senz'altro. Bravissimi, davvero bravissimi. Bene, allora chiedo a Renato Minore di poter leggere le motivazioni. Sì, spero di averle. Sì, là, sì. Cominciamo da soldi. Cominciamo, sì. No, cominciamo da soldi. Da soldi, parliamo di soldi soltanto. Ecco, sì. Diamo l'autorizzazione del vincitore. In una provincia della pianura padana, fuori Cremona, in una frazione persa tra i campi di Gran Turco, si svolge la storia di Amato e di Male, una ragazzina che ha l'oscurità in fondo agli occhi e un nome ambiguo ed evocativo che poi è nel titolo del libro. Tra i due piccoli protagonisti si instaura un legame silenzioso e perturbante, un amore molto singolare, esclusivo. Ma a dare senso a tutta la storia c'è un antefatto come sospeso nel tempo, un episodio di erotismo infantile che segnerà l'educazione sentimentale e il confuso mondo emotivo, sì, di Amato. Perfetto. La strana richiesta di una cuginetta: devi baciarmi i piedi come una principessa, altrimenti ti schiaccerò come la lucertola. Cosa resta di Male è un originale romanzo di formazione entro cui l'eros rappresenta un fulcro narrativo di travolgente intensità, capace di raccontare il confine tra desiderio e paura, l'iniziazione alla vita adulta attraverso una scrittura semplice ma carica di forza simbolica. Ecco qui. Va bene. Si è messa in diretta la targhetta del Pegaso, perciò abbiamo ritardato qualche secondo. Grazie, Renato Minore. Gianmarco Soldi, Cosa resta di Male. Un commento a volo? Adesso qualche parola ci vuole. Grazie alla giuria, grazie a tutta l'organizzazione, a Rizzoli, alla mia gente, a chi ha letto il libro, e grazie a Male che un po' mi ha cambiato la vita. Grazie. Bene, grazie. A più tardi, di nuovo buonasera, grazie carissima, buonasera Giulia. E naturalmente sarà molto bello durante l'estate rileggere i bellissimi romanzi che hanno concorso per vincere il Flaiano Biber per i giovani autori under 30. Ora è il momento di andare avanti, di scrivere un'altra bellissima pagina. Non poteva esserci un presidente più autorevole della giuria di lettori che ha votato il vincitore del Flaiano di narrativa. Ha votato e tra poco sapremo qual è l'esito. È un intellettuale raffinato che non incontriamo come docente nelle aule di facoltà letterarie, magari ad insegnare filologia romanza. Lui è un principe del diritto, un grande magistrato. Accogliamo con un applauso il dottor Bernardo Petralia. Siciliano di madre ligure, nei primi anni 80 da giovanissimo magistrato a Trapani ha lavorato a fianco di Ciaccio Montalto, il suo mentore, ucciso dalla mafia. Con le sue indagini, in una stagione in cui i corleonesi di Dottor Rina stavano conquistando con ferocia la leadership in Cosa Nostra, Petralia ha contribuito alla scoperta nella zona di Alcamo della più grande ed efficiente raffineria di droga di cui le famiglie mafiose all'epoca disponevano. Giudice istruttore, buonasera dottor Petralia. Giudice istruttore a Sciacca, poi a Marsala, nel 1996 di nuovo a Sciacca, da appena 43 anni capo della procura, il più giovane dirigente d'Italia, poi l'esperienza nel Consiglio Superiore della Magistratura dal 2006 al 2010. Finita questa esperienza è tornato a Marsala e poi nel 2013 è stato scelto come procuratore aggiunto a Palermo e poi nel luglio del 2017 procuratore generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria. Il 18 giugno di quest'anno si è ritirato spontaneamente dalla corsa alla poltrona di successore di Armando Spataro alla guida della Procura di Torino. Dottor Petralia, lei ha accumulato una straordinaria esperienza come magistrato impegnato nella lotta alla criminalità organizzata. Quali sono i punti deboli di Cosa Nostra e della 'Ndrangheta? Come si possono mettere veramente in difficoltà? Beh,
Se avete un 3-4 ore a disposizione vi posso intrattenere su questo. Allora, ho lavorato in Sicilia, soprattutto in Sicilia fin dall'inizio, e quindi conosco Cosa Nostra fin da quando Cosa Nostra è stata scoperta da Giovanni Falcone, scoperta tra virgolette, c'è sempre stata, ma è stata portata alla luce da Giovanni Falcone e dagli altri, Paolo Borsellino, Ciaccio Montalto. L'Ndrangheta è cosa diversa. Ed è una cosa del tutta loro, ma che si è ormai espansa in tutto il mondo al punto da raggiungere vertici e ramificazioni impressionanti. Si tratta di organizzazioni diverse. Cosa si può fare? Diciamo che verso e contro Cosa Nostra lo Stato ha sfoderato le sue armi migliori e ha tentato anche di mettere in campo, come tutti sappiamo, i suoi uomini migliori. Per l'Ndrangheta c'è stato un grande impegno, ma che sta continuando. È un contrasto duro, complicato. L'Ndrangheta si ricicla con una velocità impressionante. Nasce nel nucleo familiare, si ricicla da padre in figlio, da figlio in padre, da padre ancora, rapidamente e semplicemente. Contro questo tipo di organizzazione ormai abbiamo una polizia giudiziaria molto specializzata, ma quello che occorre non è la specializzazione dei magistrati e della polizia giudiziaria, ma ci vuole una cultura specializzata. Ed è proprio per questo, se posso permettermi, che nell'ambito del mio ufficio e in, diciamo, in ossequio al principio secondo cui ogni magistrato non si può sottrarre da un impegno parallelo, culturale, verso queste forme di contrasto sociale, abbiamo istituito un servizio che in tutto il distretto di Reggio Calabria, noto a noi con l'acronimo SANDRA, Servizio Anti-Ndrangheta, che si cura di raccogliere materiale ovviamente in materia di contrasto all'Ndrangheta, ma non soltanto su operazioni visibili o su eventi di grande eclatanza e importanza, ma anche quelle piccole azioni all'interno delle famiglie, all'interno delle piccole società che possano dimostrare a tutti i cittadini quanto l'Ndrangheta fa male al mondo, ma fa male anche al piccolo mondo della famiglia. Ecco, nel corso delle sue indagini su Cosa Nostra o l'Ndrangheta, dottor Petralia, mi consente la battuta, si è mai lei imbattuto in mafiosi che abbiano letto qualcosa in più del Corriere dello Sport? Ma diciamo che... Con tutto il rispetto al Corriere dello Sport, ovviamente. Per carità. Diciamo che lo sport è stato una materia, un settore, un'area, un mondo che non ho mai seguito. Mio padre, che era un editore di nicchia, e questo giustifica anche qualcosa che mi auguro ci sia nelle prossime domande, quindi ho già pronto una giustificazione sull'amore verso la lettura e verso il libro, però lo sport mi è venuto in età adulta, o in età, come dire, matura, quando mio figlio si è incominciato a interessare di sport. Allora, per emulazione e per contagio, ho iniziato io a seguire tutto quello e tutti i tifi di mio figlio. Ho scoperto un mondo interessante e ho scoperto che i mafiosi sono tutti ipersportivi, molto iperreligiosi, ma alcuni anche attenti alle letture. In certi covi abbiamo trovato dei libri magari un po' popolari, magari un po' così, ma che dimostrano che a volte l'uomo ha un'origine, una matrice che è comune ovunque. E questo è l'uomo che legge il Corriere dello Sport, ma che legge anche qualche libro. E sul libro potremmo dire tante cose. Ecco, sua moglie, la dottoressa Alessandra Camassa, che è procuratore a Marsala. È stato sostituto procuratore con Paolo Borsellino, adesso è presidente. Presidente, chiedo scusa, Massimo, chiedo scusa. E sappiamo che è una grande lettrice, ci siamo informati, e sappiamo che ama molto la letteratura italiana e russa del Novecento. Sono amori che lei condivide? Allora, io uso dire, ma non è una battuta, che a casa mia moglie è la mente e io sono il braccio. In effetti molte cose per contagio io le ho, mi sono attrezzato dai figli, ma anche dalla moglie. Non sono riuscito ad amare fino in fondo la letteratura russa per tante ragioni, perché è impegnativa, tranne aver letto i classici, però la lettura come piacere di lettura e non solo estiva io l'ho approfondita e colta anche grazie al matrimonio, se così si può dire. Siamo due magistrati sposati, e due magistrati che parlano di diritto, di sentenze, di giustizia, ma grazie a Dio parliamo anche di libri e di musica.
Ecco, lei ha visto questi ragazzi che sono presentati, questi giovani che hanno realizzato queste opere, il loro entusiasmo, la loro capacità anche di leggere la realtà italiana in modo molto brillante. Questo dimostra davvero che questo paese ha delle potenzialità enormi nelle giovani generazioni. E allora, questa domanda è un invito a nozze, perché vedere in questi visi questa determinazione, questa curiosità, questo fervore verso le proprie potenzialità e anche la capacità di sporgersi verso chi può apprezzarle e leggerle, secondo me è di un'infinita e struggente attrazione. E lo dico proprio perché da genitore di due figli che ahimè vivono in Svizzera, la prima fa la pianista e ringrazio l'organizzazione del premio per questa grande occasione che mi ha dato, ma anche per avermi dato la possibilità oggi di ricongiungermi prima con mia figlia che mi ha raggiunto da Basilea dove vive, questa è una grande fortuna, e il secondo che si occupa anche lui di musica e di altro, oltre che di affari internazionali. Vedere in questi giovani i propri figli e vedere nei figli questi giovani volti è la stessa cosa. E quindi è un grande conforto per noi, ma anche una grande tristezza, perché se posso permettermi, dall'esperienza personale dico che valorizzare i giovani in Italia, patria di una cultura infinita, storicamente importante e probabilmente con proiezioni che potrebbero essere siderali, credo sia un dovere primario, per fare una battuta, di livello costituzionale. Giusto. Giustissimo. Inviterei l'avvocato Carla Tibboni a raggiungerci sul palco, perché adesso abbiamo una parentesi importante che riguarda proprio il rapporto tra magistratura e cultura. Nel frattempo chiederei alla dottoressa Micarelli di iniziare lo spoglio, perché ormai siamo introdotti verso... Può rimanere qui, dottor Micarelli, per il premio di narrativa. Ecco, avvocato Tibboni, possiamo averla qui. Ecco, benissimo. Siamo per parlare di una, vediamo se questo microfono funziona. Sì, di una. Benissimo. Di una iniziativa molto bella, è vero? Sì, cioè quest'anno abbiamo avuto tra le tante iniziative dei premi Flaiano, che i premi Flaiano, ricordiamo, sono un contenitore di eventi, di manifestazioni, di studio dell'opera di Ennio Flaiano, abbiamo avuto una felice collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati. Abbiamo organizzato un cineforum che è andato molto bene, sia per qualità dei film sia per partecipazione, e vorremmo ripetere l'esperienza, ma da qui è nata anche l'esigenza, la volontà e anche un po' il sogno, perché poi spesso la cultura va sotto braccio al sogno, fortunatamente. E io chiamerei per parlarci di questo la Presidente della Corte d'Appello, la dottoressa Fabrizia Francabandera, la dottoressa Annalita Mantini, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, e il dottor Luca Sciarretta, Sostituto Procuratore presso la Procura di Pescara. Grazie. Ecco, ci spiegheranno quindi cosa sta nascendo. Prego, mettiamoci qui magari più al centro. Che bello questo rapporto che c'è, vero? Tra la magistratura e la società e queste iniziative culturali di livello. Perché tra l'altro il Cineforum è stato molto seguito, è stata un'esperienza molto bella, sì, molto, è vero? Molto. E l'autoressa Annalita Mantini è stata un po', vero, l'artefice. Buonasera, dottoressa. Salve, presidente. Buonasera, presidente. Lei è stata un po' l'artefice di questo Cineforum, è vero? Buonasera, dottore. Prego. Buonasera, buonasera a voi. Allora, innanzitutto grazie anche di questa... di questa piccola parentesi. L'artefice nasce da un'idea collettiva, in realtà, di tutti i magistrati, in particolare pescaresi, ma appunto degli abruzzesi. E nasce dalla passione, certo. Dalla passione per il cinema, per l'arte, e forse anche dalla stanchezza di essere magistrati sempre e comunque su carte che a volte trattano della gente, parlano delle persone, ma sono comunque pezzi di carta. E quindi sull'onda di altre esperienze, quella milanese, ma anche di altre esperienze, abbiamo potuto provare a formare un cineforum che avesse un titolo particolare, fosse cinema e pensiero o cineforum etico, perché ogni proiezione era anticipata da un momento di propalazione di un'idea, perché avevamo pensato che fosse utile parlare con le persone intorno al grande tema della giurisdizione e ai problemi della giurisdizione,
le ricadute di quello che spesso è un dolore, cioè l'intervento dello Stato che sanziona, dello Stato che accerta. Quindi parlare di questo con la gente che spesso e volentieri subisce l'azione degli operatori della giustizia. E lo volevamo fare in una profonda condivisione, quindi non come un esperimento che volesse soltanto offrire una lettura critica, ma come una autoformazione sui diritti, una parola grande, abusata, sui diritti però vissuti, reali. Questo lo abbiamo potuto fare grazie al supporto di Carla Tibboni, di Romina Remigio, donne straordinarie, piccole, grandi, persone per bene che sono venute dietro a questa cosa, che ci è venuta bene, dice Carla. Senz'altro. Lo dimostra anche il successo, ecco, insomma, sì, di pubblico, le persone pubblico, che hanno partecipato, la qualità delle offerte cinematografiche. Sulle scelte, ovviamente, è molto intervenuta la dottoressa Franca Bandera, che invece ha operato con noi soprattutto in partenza, una grande esperta di cinema, una super critica, anche dei magistrati e comunque delle scelte ideologiche. Passa la parola a me. Io grazie. Volevo chiedere una cosa, non ho detto prima al dottor Pedralia, volevo chiederlo invece a lei. Queste fiction che vengono prodotte dove insomma si parla spesso di mafia, lei ha colto sempre dei segnali positivi o invece qualche volta dei segnali che per certi versi ostacolano lo sviluppo della cultura della legalità e la lotta alla criminalità? Allora, confesso che io le fiction le vedo poco, amo moltissimo il cinema e quindi questo Cineforum è nato proprio dalla nostra passione per il cinema, dalla nostra cultura che viene da anni, insomma il cinema ci ha formato e ci ha portato, io credo, anche a fare i magistrati in un certo modo. Perché l'approccio dell'arte, dello sguardo degli uomini sulla vita delle persone poi fa parte della nostra cultura. Nei nostri fascicoli, come diceva Anna Rita, c'è vita, ci sono esseri umani, carne, sangue, patrimoni, dolori. Ogni fascicolo racconta una storia, quindi lo sguardo del cinema che sublima queste storie ci aiuta ad alzare lo sguardo dal semplice fascicolo. Per questo vedo poca fiction, era la premessa, mi dispiace, forse un limite. Oggi la fiction pare che sia un modo estremamente anche raffinato, bello di raccontare la realtà. Posso dire qual è stata la mia esperienza nel vedere alcuni film su questi temi, da ultimo La paranza dei bambini, che io ho visto proprio nell'ambito del premio Flaiano, l'ho visto qualche sera fa. E confesso che mi ha fortemente deluso l'approccio che vuole soltanto raccontare le vicende di questi personaggi ai limiti della società, ma perfettamente inseriti in alcune delle società italiane, in particolare quella napoletana, nell'esempio, in modo assolutamente acritico. Ecco, io ho visto un'esaltazione di ragazzini, raccontavo, ne parlavo poco fa col prefetto di Pescara, la dottoressa Basilicata, con cui avevamo già affrontato questo argomento, e quello che non colsi in Gomorra tanti anni fa, quando uscì, che mi sembrò invece che raccontasse anche tutto il marcio che c'era dietro questi personaggi e il dolore che lasciavano e che seminavano, nella paranza dei bambini io non l'ho ritrovato, non ho ritrovato quello sguardo critico, non ho ritrovato quel distacco, ho visto soltanto l'esaltazione di personaggi che probabilmente rispondono al reale, se Saviano li ha raccontati così, sarà così, ma che non danno il segno della parte sbagliata da cui stanno. Ecco, possono proporsi agli occhi di ragazzi, soprattutto di quegli ambienti, come modelli. Come modelli, si vedono ragazzini che sparano, che si impongono, che comprano i mobili alle mamme, che liberano dal pizzo i commercianti vicini, e quindi quasi modelli positivi, perché alla fine fanno del bene alla collettività in cui operano. Cosa ne pensa di questo discorso? Allora, io sono d'accordo con la collega Presidente. Aggiungo per esempio che nell'ultimo film di Bellocchio, Il Traditore,
Una delle cose che va accolta, ma va accolta con forza, è che finalmente c'è una riprovazione profonda della mafia, e questo è un grande messaggio, è un messaggio culturale importante che va accolto e che è esattamente uguale e contrario a quello che una certa filmografia, che parte dal grandi capolavori, Il Padrino per dirne uno, ha propagandato, rischiando di coinvolgere miti positivi con miti negativi. Questo, io riconosco che in questo film il grande vantaggio culturale sta proprio in questo, cioè di avere vituperato profondamente la mafia, Cosa Nostra. Siamo messi in una molto importante. Ecco, per completare il nostro discorso, non possiamo lì. Da questa bellissima esperienza cosa nasce? Che idea per il futuro avete? Allora, intanto io sono un po' emozionato perché mi trovo a fianco al procuratore Pedralia, che ho conosciuto quando prima sede sono stato sostituito da Agrigento in Sicilia proprio, quindi mi ritrovo insomma in tutto quello che ha detto questa sera. Vorrei raccontare un aneddoto di questo Cineforum, perché secondo me è curioso, interessante. Quando io sono arrivato alla Procura di Pescara, sono l'ultimo arrivato perché prima sono lavorato in Sicilia, poi sono andato alla Procura di Teramo. E quindi quando sono stato trasferito a Pescara questa idea era già nata, sono entrato in corsa, anche perché io curo insieme ad altri colleghi la formazione interna dei magistrati e quindi anche come formatore. E avevo già organizzato invece come giovane segretario dell'ANM il Cineforum ad Agrigento, che era un Cineforum classico dove c'era il film, poi c'era il dibattito, Cineforum anni passati. Quando si discuteva se fare o no il dibattito, mi sono trovato di fronte, sono passati degli anni, abbiamo detto ma forse è meglio fare una presentazione all'inizio piuttosto che il dibattito alla fine, che magari è una formula un po', desueta. Il primo film che abbiamo proiettato, abbiamo fatto questa presentazione, il film è stato proiettato, quando è terminato il film c'era una signora a fianco a me. Noi ci siamo alzati, ce ne stavamo andando, e mi ha detto, ma il dibattito? Non si fa il dibattito? Ho detto, allora che cosa sono venuto a fare? Potevo vederlo a casa il film se non c'è il dibattito. Questo lo racconto per dire che in realtà c'è un bisogno di approfondimento, ed è lo spirito per il quale secondo me è stato organizzato questo Cineforum, che speriamo di ripetere sia nella formula del Cineforum, ma eventualmente anche con altre formule che stiamo già pensando, perché c'è un bisogno di approfondimento che è facilitato secondo me nell'epoca attuale, dove grazie alla tecnologia si può mettere in relazione quello che è il messaggio che viene dal film da quella che è l'attualità. Faccio un esempio e chiudo. Oggi si discute tanto di immigrazione, io da Agrigento sono stato 9 anni e situazioni come quelle che oggi sono di attualità ne ho trattate tante come sostituto procuratore. Conosco personalmente benissimo il GIP Alessandra Vella, che è un GIP molto bravo, che ha emesso quel provvedimento. Quel provvedimento era su internet pochissime ore dopo che era stato emesso. Quindi chiunque voglia giudicare oggi un provvedimento giudiziario può farlo nel giro di pochissimo tempo dopo che è stato emesso, leggendo proprio le motivazioni e facendosi proprio una propria idea. Ecco, penso che sia importante questo oggi, perché formule collaudate, ma la nuova tecnologia ci consente di fare degli approfondimenti anche in tempo reale. Benissimo, grazie. Questa è una bella pagina che abbiamo voluto proporre, che dimostra appunto l'impegno che la magistratura abruzzese esercita quotidianamente, e quindi voglio dire vi ringraziamo per questa vostra presenza e partecipazione. Pedralia, grazie ancora, presidente di giuria dei lettori, oltre tante altre cariche. Dottoressa Micarelli, come stiamo andando allora? È iniziato il nostro bellissimo spoglio? Ci sono i primi voti, ma è il caso naturalmente adesso di parlare di questa sezione naturalmente letteraria dei premi Internazionale Flaiano. Abbiamo questa giuria molto qualificata che ha selezionato la terna. Voglio ricordare Renato Minone, che avete prima visto, scrittore, poeta, giornalista, intellettuale raffinato, amico carissimo ed insostituibile. Lui è il presidente della giuria tecnica. La professoressa Donatella Di Pietrantonio, dottoressa Di Pietrantonio, scrittrice molto amata, con l'Arminuta nel 2017 ha vinto il premio Campiello ed ottenuto altri significativi riconoscimenti.
riconoscimenti, il professor Raffaello Palumbo Mosca, docente di grande valore che ha insegnato e tuttora insegna in Italia, Stati Uniti e Regno Unito, critico letterario, tra l'altro ha vinto il premio Tarquinia Cardarelli, e il professor Raffaele Manica, docente di letteratura italiana nell'Università di Roma Tor Vergata e anche coordinatore della rivista letteraria Nuovi Argomenti. Non è presente questa sera, ma compone la giuria anche la professoressa Antonella Di Nallo, che è docente di letteratura italiana nell'Università d'Annunzio. Ma conosciamo dunque la terna del premio Flaiano di narrativa, sono tre persone meravigliose. Iniziamo con Alessandro Moschè, poeta marchigiano di finissima tempra, scrittore e saggista, si occupa di critica letteraria su vari giornali tra cui Il Foglio, dirige il premio nazionale di narrativa e poesia Città di Fabriano, pubblicato le raccolte poetiche L'odore dei vicoli, Stanze all'aperto, Ter della notte. I suoi romanzi sono Il talento della malattia, L'età bianca e Gli ultimi giorni di Anita Ekberg, edito da Melville, che ci racconta il tramonto, buonasera, la fase finale della vita della musa di Fellini, la straordinaria Anitona, Miss Svezia, che era veramente un personaggio meraviglioso, che lei ha conosciuto personalmente, ha letto su un rotocalco purtroppo questa sua presenza in una casa di cura di Roccapia, malata, purtroppo anche economicamente senza troppi sostegni. Le ha telefonato e come l'ha trovata? Non l'ho conosciuta personalmente, ma ho avuto un colloquio telefonico con lei. L'ho trovata molto male, nel senso che Anita Ekberg era accidiosa, arrabbiata con la vita e soprattutto non aveva accettato di essere stata del tutto dimenticata, dopo che invece per l'Italia rappresentava un'icona e un simbolo di bellezza. I suoi mariti approfittarono di lei, la sfruttarono tutti i suoi averi, e nella villa di Genzano, dove lei viveva, le cose non andarono troppo bene perché un incendio distrusse praticamente quella casa. Per gli artisti molto famosi in Italia è possibile, come sappiamo, applicare la legge Bacchelli, ma per qualche strana ragione, qui ci sono dei magistrati, non è possibile applicarla a degli artisti che siano nati all'estero. E Anita Ekberg mi disse questa frase: ma lei perché vuole intervistare una donna decrepita che ha appena subito un intervento chirurgico, che cammina a malapena? Mi doveva telefonare negli anni 60 e sicuramente avremmo parlato, ma le avrei chiesto in cambio dell'intervista di invitarmi nel ristorante più costoso di Roma. È chiaro che quando si scrive una biografia romanzata, non autorizzata, non si possono scrivere sciocchezze. Certo. Cioè la si è molto documentato. La fantasia ha un grande spazio, ma bisogna anche conoscere la vita dell'autrice e fare una lunga e certosina ricerca biobibliografica. E lì ho scoperto molte cose di Anita Ekberg che ho riportato nel libro, accompagnando la realtà reale alla fantasia ovviamente dello scrittore. Ecco, Anita Ekberg incontra la morte e non ne ha paura. Ma cos'è la morte secondo Moschè? La morte è ciò che rappresenta un archetipo dell'esistenza umana e quindi della letteratura. Niente si sa, tutto si immagina, diceva il mio conterraneo Giacomo Leopardi, ed era una domanda che si era posta anche Anita Ekberg, ed era una domanda che assillava Federico Fellini, ed era anche una domanda che assillava l'unico vero grande amore, seppure clandestino, di Anita Ekberg, che è stato Gianni Agnelli. Perché in realtà non fu solo un amore carnale quello tra Anita Ekberg ma Gianni Agnelli. Cioè i due parlavano molto, avevano un rapporto anche molto cerebrale, tant'è vero che Agnelli chiedeva ad Anita Ekberg: ma sarà vero che gli Hunza, questa popolazione che vive nel Pakistan, riesce a raggiungere anche i 125 anni di età? Dovremmo andarci. Ovviamente non potevano andarci perché Gianni Agnelli non
avrebbe lasciato né la moglie né la famiglia né il suo ruolo di primariato quasi nell'Italia economica e non solo in quel momento, stiamo parlando negli anni del fulgore di Anita Ekberg, cioè il 1960, 1961, 1962, gli anni che praticamente sono immediatamente successivi all'uscita della Dolce Vita che avvenne nel 1960. E questa voce, nel frattempo stiamo vedendo come si sta sviluppando la vittoria di Valeria Parrella. La votazione, effettivamente Valeria Parrella è molto avanti rispetto agli altri, ma ci sono ancora tante schede, quindi la speranza è l'ultima a morire, diciamo. Dunque purtroppo si può essere così ambiti, amati, e alla fine si viene messi a un angolo senza così sì, considerazione. Che tristezza. Sì, quello che mi interessava di più in chiave letteraria era la considerazione che una vita vale l'altra, cioè la vecchiaia finisce per accomunare tutti, soprattutto la vecchiaia preceduta dalla malattia, la morte direi preceduta dalla malattia, perché quelle figure della casa di riposo di Rocca di Papa dove Anita Ekberg viveva negli ultimi anni si assomigliavano tutte, sia che fossero un sacerdote impazzito o quasi, sia che fosse un personaggio anonimo, malato di Alzheimer, sia che fosse una sorta di aiutante del proprietario della casa di riposo. E la domanda ricorrente era appunto cercare di svelare l'aldilà. In realtà aveva cercato di immaginarlo anche Federico Fellini con il film più citato e mai realizzato, L'ultimo viaggio di Jim Mastorna, e io probabilmente un po' ho pensato anche a questo nel scrivere il romanzo, che ha un finale che in parte propone una chiave di lettura per quello che riguarda la vita dopo la vita, cioè la vita dopo la vita terrena che conosciamo. Bene, Alessandro Noce, grazie per queste belle parole che ha espresso. Se si vuole accomodare, così intanto conosciamo anche gli altri autori. Inviterei Lorenzo Pavolini. Lorenzo Pavolini è stato caporedattore della rivista Nuovi Argomenti, lavora a Radio 3 Rai, dove ha curato diversi cicli tra radiodocumentari, radiodrammi e trasmissioni. È attivo nel campo della produzione e organizzazione teatrale, anche attraverso scritti critici comparsi su libri e riviste. Ha pubblicato Senza Rivoluzione, Essere Pronto, Accanto alla Tigre, finalista Premio Strega e vincitore del Premio Mondello. Buonasera carissimo. Tante cose ha fatto. Questo libro è veramente interessante, nasce dal recupero di un vecchio diario dove ha scoperto che aveva scritto tante lettere alle sue fidanzate, ma aveva anche disegnato molte tavole da surf, vero? E su queste tavole una generazione si è allontanata, diciamo così, dalla vita, dalla realtà, dalla politica. E sì, era un modo di, più che allontanarsi, sì, prendere distanze a volte dal proprio tempo. Sì, sì, è nato da un diario di scuola che ho ritrovato e ho cercato di riprendere la misura di quel tempo, cioè di chi era quella persona che effettivamente aveva questa ossessione e non ce l'aveva solo lui, appunto. Certo. E qui la tavola con la vela ha a che fare con lo stare a galla, con la gestione del trauma da sconfitta. Insomma, si tratta di imparare a cadere e rialzarsi. C'è un riferimento anche un po' a questa fine della Prima Repubblica, quindi questo disorientamento generale. Sì, sì, il trauma da sconfitta è sempre qualcosa che bisogna imparare a che stasera, no? Adesso Valeria vince. Serve molto a partecipare a delle competizioni dove tutti ad armi pari partono. La regata velica o la regata di windsurf è un'ottima attività perché tutti partono da una linea immaginaria tirata nell'acqua e hanno solo gli strumenti di interpretazione della natura. Può arrivare una raffica che porta avanti uno o un altro, si passano delle boe, si arriva e si fa i conti con la sconfitta, no. Chiaro, questa è una metafora, ma certo, in realtà la letteratura a volte serve a cercare di rendere concrete delle metafore
che si presentano davanti nella vita, quindi l'orizzonte del mare è uno di quelli più, insomma, che hanno mosso più letteratura e racconto. Ecco, riflettendoci, gli ultimi vent'anni del Novecento sono stati davvero degli anni difficilissimi. Sì, il racconto di formazione di questo romanzo è ambientato nel ventennio 80-90. Sono stati anni molto facili da una parte, con cui sembrava tutto molto risolto. C'è la famosa formula della fine della storia di Fukuyama, che è del 92, e invece lo vediamo adesso, dopo che ne sono passati altri 20 del nuovo millennio. Tutta una generazione si sente anche abbastanza inadeguata a interpretare le soluzioni per l'oggi, e forse dipende anche da come sono stati vissuti quei vent'anni che hanno chiuso il secolo, il millennio anche. Lei ha svolto un'attività, svolge un'attività davvero intensa, molto articolata. Quello che mi incuriosisce è che lei si occupa di radiodrammi. Ecco, ma a che Italia si rivolge il radiodramma? Che pubblico c'è? Radiodrammi se ne producono oramai quasi più nessuno, in realtà. Io collaboro con Radio 3 da molti anni e mi sono sempre occupato anche di scrittura radiofonica, cioè della partecipazione degli scrittori alla lingua della radio. Radio 3, per la quale collaboro, è una radio fatta di teatranti, scrittori. Valeria Parrella ha scritto un radiodramma, per esempio, che gli ho chiesto di scrivere io, e gli ascoltatori li ascoltano, li riscaricano dalla rete. Adesso c'è il podcast, ci sono i romanzi letti ad alta voce, le scritture radiofoniche sono molte, la radio gode di ottima salute, attraverso internet ha scoperto una nuova vita, e sembrava appunto qualcosa di declinante nel ventennio scorso, e invece adesso è stata una grande sorpresa. È molto vitale, è uno spazio adeguato a parlare di argomenti complessi come pochi altri spazi concedono i media. E poi Radio 3 è una rete davvero di qualità. Sì, si cerca di fare il proprio meglio. Complimenti, grazie. Complimenti. Grazie. A Lorenzo Pavolini, adesso con curiosità invitiamo sul palco Valeria Parrella. Scrittrice di talento, ha pubblicato raccolte di racconti e di romanzi Lo Spazio Bianco, da cui Francesca Comencini ha tratto l'omonimo film, Ma quale amore, Lettera di dimissioni, Tempo di imparare, è autrice di testi teatrali, Il Verdetto, Tre Terzi, Ciao Maschio ed Antigone. In occasione della riapertura della stazione sinfonica al Teatro San Carlo di Napoli, ha firmato il libretto Terra su musica di Luca Francesconi. Buonasera carissima, buonasera. Da anni si occupa della rubrica dei libri di Grazia e collabora con Repubblica. Proprio così. È molto contenta per quanto riguarda l'esito? Io sono scaramantica, fino a sono napoletana, come si sente da questa accento. Da buona napoletana. Quindi io non parlo ancora. Bravissima. A Napoli c'è Nisi, da un carcere sull'acqua. È lì che Elisabetta Maiorano, la protagonista di questo bellissimo romanzo, si occupa di cercare di trasmettere ai giovani detenuti e giovani reclusi le nozioni di matematica, questa meravigliosa materia. Però Nisi è anche l'emblema delle responsabilità sociali di un'intera comunità. Infatti, se c'è un minore colpevole, c'è anche un adulto colpevole. Ma sono anche dei luoghi dove una generazione straziata può anche trovare delle occasioni di riscatto, no? È proprio così. Ha detto tutto bene. Veramente? Sì, in effetti sono queste le tensioni del romanzo. Nel senso che Nisi appunto, è un carcere minorile. Sei in un posto molto bello di Napoli, vicino al promontorio di Posillipo, che è uno dei posti più belli della città, e è su un vulcano spento, quindi questo gli dà questa forma di ferro di cavallo, è veramente strepitosa. E questo posto bellissimo, in mezzo al mare, è un posto da cui non si può fare il bagno, perché ci vivono i detenuti del carcere minorile con i loro agenti. Perché anche questo è un aspetto interessante, no? Entrare nei carceri insegna pure a guardare in un modo diverso gli agenti. E io ci sono stata per un laboratorio di scrittura creativa, quindi ci sono davvero un po' entrata, un po' uscita, insieme ad altri bravissimi scrittori napoletani, Maurizio Di Giovanni, Viola Ardone, Patrizia Rinaldi, e da lì mi è venuta in mente la grande di raccontare, diciamo, trovare un modo per raccontare questa grande contraddizione. È un posto bellissimo ed è un posto che custodisce un enorme dolore, però è vero quello che lei diceva alla fine. Il carcere minorile di Nisida è un carcere fatto bene. Lo so che può sembrare un paradosso questa frase, no?
I carceri minorili non dovrebbero esistere, ma visto che esistono, questo è fatto bene. È fatto bene perché dentro ci sono psicologi, sacerdoti, educatori, insegnanti, cioè tutte quelle figure che se i ragazzi avessero potuto incontrare fuori non avrebbero fatto sì che loro non entrassero proprio lì, no? Ecco, la Maiorano si impegna moltissimo, cerca veramente di insegnare nel miglior modo possibile, ma non affezionarsi è una regola che lei non rispetta. Nel senso, riesce ad avere, per quanto riguarda per la vigilia di Natale, la possibilità di ospitare a casa al Marina questa ragazza purtroppo vittima di tante violenze, e due solitudini si incontrano, è vero? Sì, infatti il mio personaggio preferito, la protagonista, è, come dice lei, è Elisabetta Maiorano, è un'insegnante di matematica. E c'è un io narrante, una prima persona che parla e racconta le cose, quindi da come le vede. Però la mia protagonista, la mia personaggia preferita è la collega di lettere, Aurora, perché la collega di lettere ha quel distacco, cioè ha quel distacco che manca proprio a Elisabetta, cioè una donna anche molto pratica, in qualche modo scalfita dalla grande portata di dolore che si trova ad affrontare, perché nessuno esce immune da un carcere, cioè nessuno libero. È più veramente libero quando esce dal carcere. Quindi immaginate questi insegnanti, Aurora è una figura di invenzione, ma ne esistono, che insegnano per 20-30 anni, no? in queste scuole, nelle scuole all'interno dei penitenziari, e quindi Aurora è un personaggio distaccato che in qualche modo è riuscita a incanalare bene in una figura del tutto autorevole ma non affettuosa, non immediatamente affettuosa, il principio responsabilità. Lei, diciamo così, che ha provato a raccontare una storia molto lontana da lei, è vero? Per poter scrivere una storia del genere bisogna ascoltare tante storie. Cosa l'ha ispirata? Come nasce questo bellissimo romanzo? Allora, io le ho detto che sono entrata veramente a Nisida, no? Allora, diciamo, le posso dare due risposte, una di carattere generale. Gli scrittori stanno sempre a pensare storie, poi a un certo punto una delle storie diventa più importante, più cogente, più urgente, bisogna proprio scrivere quella là. E allora ci si chiarisce in testa che scriveremo quella storia e non un'altra, e quello è un momento bellissimo, perché non è un momento neppure gravato dalla fatica di dover scrivere, perché comunque poi scrivere non è detto che venga davvero quello che avevamo in mente. Questa è, diciamo, la risposta di carattere generale. Allora, perché poi è successo che Al Marina è diventato il libro? Perché una volta, entrando a Nisida, noi facevamo un corso di scrittura creativa e quindi avevo dato un piccolo elaborato da fare ai ragazzi, ed era: scrivimi una cosa bella che ti ricordi del passato. Perché? Perché a Nisida, diciamo, parlare del futuro è difficilissimo, perché i ragazzi, alcuni torneranno fuori probabilmente tornano alle famiglie di origine, torneranno a delinquere, altri hanno condanne molto lunghe da scontare, altri addirittura hanno condanne così lunghe da scontare che passeranno dai carceri minorili ai carceri per adulti. Quindi parlare del futuro è sempre sdrucciolevole, parlare del presente è inutile, perché il presente è immobile, no? È una cosa pesantissima quel presente, quindi dicevo, vabbè, ma gli chiedo una cosa del passato. E tutti si mettono molto a scrivere alacremente, sono ragazzi abituati a vedere volontari che entrano, quindi accettarono di buon grado la proposta, stiamo tutti quanti a scrivere, e c'era un ragazzo, credo che fosse tunisino, cioè aveva 16 anni, e questo ragazzo vedevo che stava fermo col foglio protocollo davanti, con la penna fermo. Allora, che cosa si fa in questi casi? Proprio un principio stupido, diciamo, educativo. Si avvicina, dice: aspetta, ma dimmi di che cosa vuoi parlare. No, io credevo che avesse il blocco dello scrittore. E lui a un certo punto invece mi ha guardato e mi ha detto: no, ma io so benissimo che cosa devo dire. Vi faccio una parentesi. Essere guardati non è una cosa da poco in un carcere, perché a volte i detenuti ti sfuggono, o meglio, tu sfuggi al detenuto. E quindi lui mi guardò e cominciò a scrivere. Dopodiché io, questi fogli venivano fotocopiati, io me li portavo a casa per poi leggerli, fare delle considerazioni. E quindi io febbrilmente a casa cercai il foglio che portasse come nome un nome che, diciamo, arabo, no? Che io potessi ricollegare a quel ragazzo. Ed è uno degli elaborati che poi sta nel libro. E la storia che lui raccontava era del giorno in cui, a 13 anni, che poi è l'età di mio figlio,
a 13 anni stava in un ospite in una casa famiglia e gli avevano detto vieni fuori che c'è tua madre, e lui era uscito sulla soglia e aveva detto ma questa non è mia madre, perché era una madre affidataria. Quindi era tornato dentro e aveva preso la foto della sua madre biologica ed era tornato fuori a mostrarla. Allora, lei si immagina quanto mi sono sentita fuori posto, no? Cioè io stavo là e pensavo che lui non scrivesse perché non sapeva cosa scrivere, invece là dentro c'era già tutta questa cosa enorme. E quindi l'unico modo che avevo, diciamo, per liberarmi di questa cosa da scrittrice era scriverci un libro. E lo ha fatto davvero benissimo. Vediamo infatti anche l'esito di questa votazione. Dottoressa Micarelli, quanto manca alla conclusione? 3, 6, una decina. Una decina. 10-11, allora a questo punto... Beh, diciamo, facciamo, insomma, per correttezza, finiamo, quindi tutte, può sì. Tranquillamente dire... I nomi. Sì. Nel frattempo chiamerei la dottoressa Sparrella. Donatella Di Pietrantonio sul palco. Sparrella. E anche il professor Renato Minore. Sparrella. Pavolini. Pavolini. Sparrella. Mi mancano quattro. Bene, dottoressa Pietrantonio, siamo ormai avviati alla vittoria di Valeria Pavolini. Perrella, che considerazione ci può consegnare? Beh, per me Sparrella. È stata un'esperienza particolare, è stata la prima volta che ho fatto parte della giuria di un premio importante e è stato anche un po' imbarazzante in quanto scrittrice stare dall'altra parte, molto imbarazzante, molto difficile. I libri erano tanti e di grande qualità, sia quelli dei giovani che quelli dei lettori, degli scrittori già consolidati, già riconosciuti. Ci sono state delle esclusioni dolorose, ma necessarie, però insomma... E così. E Valeria Perrella ha vinto questo premio, il premio Playao di narrativa. Complimenti a Valeria Perrella. Dottoressa Di Pietrantonio, vogliamo anche dare le motivazioni di questa bellissima affermazione, o quantomeno la sua considerazione su quello che è stata l'opera della nostra carissima Valeria Perrella. Sì, in realtà ci siamo divisi nella giuria il compito di scrivere le motivazioni e credo che le motivazioni per Valeria Perrella siano benissimo. State scritte. Allora le dirà il Renato Minore e noi abbiamo la possibilità invece di approfittare della sua presenza per premiare col Pegaso Valeria Perrella. Ecco, il Pegaso viene consegnato alla nostra carissima vincitrice. Valeria Perrella con Almarina. Renato Minore, allora quali sono le motivazioni? Vogliamo leggerle? Sì, il romanzo è stato già molto ben spiegato da Valeria stessa, per cui le mie parole a un certo punto possono sembrare pleonastiche o ripetitive. Comunque devo dire che noi siamo stati molto colpiti dalla forza e dalla tensione di questa scrittura che riesce, come dire, a raccontare questa storia di coppia dentro proprio una velocità di scrittura che ne rende bene la dimensione, le scene e le situazioni. E, ecco, quello che abbiamo scritto è questo che vado a leggere. In Almerina, Valeria Perrella racconta di una giovane chiusa nel carcere di Nisida e della sua insegnante di maturità, due solitudini che si incrociano, due figure femminili che si fidano e si proteggono.
La ragazza è stata violentata dal padre e ha commesso un piccolo reato. La professoressa è vedova e senza figli. La prima vuole cambiare le sorti della seconda, che porta impressa negli sguardi, nelle espressioni, nei gesti, il proprio vissuto di dolore, di violenza e privazioni. In realtà cerca di aiutare se stessa. Almarina è il romanzo di una piena e felicissima maturità letteraria. Valeria Parrella estende il cerchio aperto dallo spazio bianco, replicando la storia di una donna che torna a vivere e riesce a liberarsi dal dolore, accudendo prima la sua neonata nell'incubatrice e ora Almarina, Annisida, l'isolotto sede dell'Istituto Penale Minorile, per darle futuro, una nuova vita, la speranza che ci siano nuove pagine da riempire, bianche come il bucato steso al sole, per portarla nel mondo protetta e continuando a definire, attraverso il suo esempio, l'anima delle donne lottatrici per diritti e caparbie di fronte alla disabilità, come in Tempo di imparare del 2002. Donne spesso solitarie, toste e testarde, ma sempre affascinanti e luminose, anche quando soffrono, anzi sembra che il dolore le renda più intense, che sanno percorrere quella strada fatta di attesa e sofferenza, di tenacia e perseveranza, nei rischi e negli errori, condivisione e ascolto, per cui nel provvisorio approdo cui giungono possono concludere come conclude Elisabetta nel romanzo. Il massimo che possiamo fare di queste camere stagne in cui viviamo è socchiuderle un poco le porte, tenerle accostate per sentirle, per sentire l'altro. Grazie. Benissimo. Valeria Parrella avrà senz'altro un grande futuro e deve ricordare che Scimussini e Saramago hanno tenuto il premio prima di lei. Che bello, bene. Anche Alice Marlo. E vede, c'è un parterre meraviglioso, un palmarès straordinario. Anche come premi Nobel, anche l'Ecrizio. Insomma, veramente una meraviglia. Grazie a voi tutti. Adesso abbiamo ancora la possibilità di emozionarci, perché vi assicuro che saranno forti appunto queste emozioni in quest'ultimo capitolo di questa indimenticabile serata. Ve lo scriviamo insieme ad un uomo eccezionale, un uomo che può veramente definirsi giusto, l'ambasciatore Emilio Barbarani. Emilio Barbarani è nato a Verona, ha conseguito due lauree, la prima in giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la seconda in scienze politiche, ha frequentato il corso di preparazione alla carriera diplomatica nel 66-67, dopo aver prestato servizio a Madrid e Buenos Aires. Nel 1974, in seguito al colpo di stato militare di Pinochet, è stato inviato a Santiago del Cile. Dopo questa esperienza che ci ricorderà, ambasciatore, buonasera, grazie per la sua partecipazione davvero straordinaria. Ha continuato i suoi incarichi, è stato a Madrid, poi è tornato a Santiago del Cile e infine ha concluso questa meravigliosa carriera a Lisbona. Lei ha ottenuto nel 2012 il premio Salvador Allende per il suo impegno per la democrazia e i diritti umani in Cile durante la dittatura militare, ma soprattutto in occasione della giornata europea dei giusti, proclamata dal Parlamento europeo per commemorare coloro che si sono opposti con responsabilità individuale ai crimini contro l'umanità e ai totalitarismi, all'ambasciatore per aver protetto e consentito a circa 750 oppositori del regime di Pinochet di fuggire dal Cile, è stato conferito questo titolo meraviglioso, titolo di giusto nel giardino dei giusti dell'associazione Garibo. Davvero una persona meravigliosa. Una conclusione ideale. Si può anche sedere, ambasciatore, così magari possiamo parlare. L'11 settembre del 1983 ci fu il golpe militare organizzato da Augusto Pinochet. Lei, giovanissimo, viene inviato a Santiago, lì trova nell'ambasciata, nel giro dell'ambasciata, diverse centinaia di oppositori che erano stati accolti dal predecessore, l'ambasciatore De Masi, se non sbaglio. Ma lei si trova a gestire questo gruppo così consistente di persone che aspiravano alla libertà, mentre i servizi segreti cileni stavano tentando in tutti i modi di recuperarli e di creare a lei e agli altri diplomatici dei grandissimi problemi. Ha avuto un coraggio straordinario.
Grazie, io vengo mandato a Santiago del Cile quando già Piero De Masi e Roberto Toscano erano stati richiamati a Roma ed era stato nel frattempo inviato un nuovo capo missione che si chiamava Tommaso De Vergottini. Le relazioni tra Roma e Santiago del Cile in quel tempo erano rotte, ciò nonostante il governo italiano invia due funzionari non accreditati, uno De Vergottini, il secondo il sottoscritto Barbarani, che partono con un ordine verbale: accogliete tutti coloro che possano essere salvati dentro l'ambasciata e cercate di mandarli fuori, naturalmente senza avere alcun contatto con i militari, che tra parentesi erano quelli che comandavano. Quindi la nostra ambasciata, con un'ambasciata italiana in un paese con il quale non abbiamo relazioni diplomatiche, rimane, come io l'ho definita, con la porta socchiusa per fare entrare le persone che il regime perseguitava. Naturalmente con le persone che il regime perseguitava entrano anche perseguitati che ho definito economici, gente che non aveva di che mangiare ogni giorno, entrano criminali comuni che i militari ci mandavano dentro a bizzeffe e finalmente i più pericolosi entrano alcuni infiltrati dei servizi di sicurezza. Io vengo trasferito da Buenos Aires, dove ero console, pochi giorni dopo all'arrivo in ambasciata di un cadavere notturno a volo sopra il muro di 2 metri circa. Voi pensate che la vita diplomatica e tra il pubblico ci sono 2 colleghi, uno italiano e l'altro albanese, siano quello che un valido sindacalista 50 anni fa definì come cocktail e cioccolatini. È vero, ci sono i cocktail e i cioccolatini, ma ci sono anche altre cose. Nel mio caso, un cadavere giunto in volo da fuori. Naturalmente, la prima cosa che i militari fanno è dire: nell'ambasciata italiana è stato ucciso una donna, Lumi Videla, che stava all'interno all'insaputa dei funzionari, è stata uccisa dai suoi compagni per motivi passionali. La storia è diversa. E naturalmente i 200 rifugiati che erano presenti in quel momento in ambasciata, molti dei quali la conoscevano, dicono: qui Lumi Videla non è mai giunta se non morta. La notte dell'arrivo, il gruppo interno di guardia dei rifugiati sente un tonfo, accorre con le torce, vede un cadavere in terra, riconoscono subito Lumi Videla, si svegliano tutti quanti gli ospiti, in quali condizioni spirituali glielo lascio immaginare, e lì comincia la grande diatriba. I militari dicono: non parte più nessuno finché non si trova il colpevole, e ripeto, i rifugiati dicono: il colpevole non sta qua dentro. Io vengo richiamato da Buenos Aires e l'ambasciatore, unico funzionario diplomatico in Santiago di Cile, mi dice: ti affido la vicenda, chi ha ucciso Lumi Videla? Se è stata uccisa dentro deve venire fuori il colpevole, se è stata uccisa fuori bisogna dirlo, ma sarà una cosa molto difficile perché, come dire, l'hanno uccisa i servizi di sicurezza dei militari. Questa storia meravigliosa è raccontata in un libro bellissimo che l'ambasciatore ha realizzato, meraviglioso, ma questo è un esempio della diplomazia del bene. E ci sono anche altri fulgidi esempi di diplomatici che si sono opposti al regime di Pinochet con un coraggio straordinario. Ricordiamo l'ambasciatore svedese Harald Edelstam. Quest'uomo, contro il volere, è vero, del proprio Ministero degli Esteri, e non solo accolse gli oppositori, ma addirittura assunse la responsabilità di curare gli interessi cubani in Cile. In quel periodo, Cuba era il peggior nemico dei cileni, perché
bisogna dire che nel periodo di Allende, l'ultimo periodo, si stavano profilando due golpe, diciamo, uno filo cubano e l'altro invece filo, possiamo dirlo, CIA, statunitense. Bene, per concludere, Harald Edelstam si caricò sulle spalle il peso di proteggere migliaia di persone. Edelstam è stato un eroe. Io ho conosciuto pochi mesi fa la nipote, la quale è anche titolare di una organizzazione svedese che si chiama appunto, intitolata l'ambasciatore Edelstam, che premia le personalità in campo internazionale che si siano distinte per atti eccezionali a difesa dei diritti umani. Edelstam ha salvato, credo, un migliaio di persone, dichiarando contro la volontà del suo ministero che l'ambasciata svedese assumeva la tutela degli interessi dei cittadini cubani, che erano visti dai militari cileni come il fumo negli occhi. Edelstam, ricordo, non ero ancora arrivato, ma tutte storie colte sul posto, si era posto all'ingresso di un carro armato cileno nel giardino dell'ambasciata cubana, dove lui era entrato con il proprio corpo, e poi ha fatto un'infinità di operazioni per salvare la gente. Nella nostra ambasciata, in misura minore, sono avvenute cose molto simili: sparatorie, intrighi dei servizi di sicurezza per mettere le mani su determinati asilati che avevamo dentro, e in circa un anno e mezzo ottenemmo il permesso per farne andare via un po' alla volta, tutti quanti. Ma questo avvenne dopo che un giudice molto valoroso a Raia, dopo 3 mesi di indagine, dichiarò pubblicamente che Lumi Videla non era stata ammazzata, uccisa nell'ambasciata italiana. Non aggiunse altro, ma tertium non datur, se non è stata uccisa dentro, è stata uccisa fuori, cioè ha indirettamente accusato i militari. Il giusto, cui lei prima faceva riferimento, titolo che mi è stato assegnato un paio d'anni fa su iniziativa degli studenti di Benevento, il giusto è il titolo che il Giardino dei Giusti di Milano, italiano, da non confondere con lo Yad Vashem di Gerusalemme, assegna alle personalità che si sono distinte per atti di coraggio eccezionali. Il presidente Gabriele Nissim, la sigla è GARIVO, The Garden of Righteous in the World, e sta aprendo giardini, perché i giusti adesso si dedicano dei giardini con il loro albero. Ai giusti vengono dedicati giardini attraverso mezza Europa. Di recente in Giordania, in Tunisia, si stanno aprendo giardini, e questi vengono popolati da alberi dedicati con una targhetta un giusto, che è poi una figura paradigmatica proposta ai giovani, perché vedano che nel mondo ci sono anche altri modi di vedere, di pensare. Per venire a un argomento attualissimo, Edelstam a Santiago del Cile, Barbarani in Santiago del Cile disubbidiscono non tanto alle leggi locali quanto alle leggi del proprio paese, perché il seguirle avrebbe comportato degli atti inammissibili sotto il profilo dell'umanità e del rispetto dell'uomo. Ambasciatore, lei non ha cambiato la storia, ma ha agito all'interno dell'unica dimensione nella quale avrebbe potuto muoversi, quella delle sue mansioni, del suo senso di responsabilità, senza temere per la sua vita, ma soprattutto senza aspettarsi nulla in cambio. Nulla. Sapevo che non avrei ricevuto nemmeno un ringraziamento. È stato più o meno così, e soprattutto sapevo che se qualche cosa mi accadeva, il mio ministero, il mio paese, non avrebbe mosso un dito, perché
le relazioni diplomatiche erano rotte e io non dovevo fare quello che stavo facendo. Però lei ha sentito sicuramente le parole di sua madre e dei salesiani che le hanno insegnato che i deboli vanno difesi e ai forti non bisogna darla vinta. È così? Io ho una educazione religiosa che nasce in famiglia da mia madre, cattolica praticante, e poi nel collegio dei preti salesiani in Argentina dove stavo da giovane. E mi è stato instillato il rispetto profondo del mio prossimo, indipendentemente da colore, censo, orientamenti sessuali ed altro. Io penso che quello che manca nella nostra società attuale sia questo senso di rispetto per il prossimo. È un concetto che dovrebbe fondare una nuova visione del mondo. Parole meravigliose, ambasciatore, veramente rallegrati per questa sua presenza. Io invito l'avvocato Carla Tibboni a salire sul palco. Ricordiamo che insieme all'ambasciatore svedese è ricordato anche un grande ambasciatore italiano, Calamai. Scusa, chi? Anche un ambasciatore italiano in Buenos Aires, Calamai. Enrico Calamai è un carissimo amico mio, sì, che ha visto, come si suol dire, i sorci verdi in Argentina, Buenos Aires, avendo contro sia l'ambasciatore sia il suo console generale che non approvavano la linea di difesa che lui attuava per nascondere coloro che erano perseguiti dai militari. Io mi domando se fossi stato in Unione Sovietica, se avessi fatto la stessa cosa contro i perseguitati politici dei regimi comunisti. La risposta è sì, ma non l'avrei fatto più di 24 ore perché sono certo che sarei stato richiamato a Roma immediatamente. Scusate la parola. Ecco, l'avvocato Tibboni consegna questo riconoscimento all'ambasciatore Barbarani. Ancora grazie, un uomo davvero giusto. Carla Tibboni, grazie. Ci avviamo dunque alla conclusione di questa prima serata della 46esima edizione dei Premi Internazionali Flaiano. Domani invece sarà l'appuntamento in Piazza della Rinascita. Sì, in Piazza della Rinascita con i premi per il cinema, il teatro, la radio, la televisione, il giornalismo. Sarà con noi anche il grande fotografo e documentarista Steve McCurry. Io, prima di concludere, di invitarvi ad un buffet che si svolgerà sempre qui all'Aurum, e vorrei che dedicaste un applauso a Gregoretti e, certo, e a Franco Zeffirelli, questo grande uomo di cultura che nel 92 è stato insignito del premio Flaiano e che poi è entrato nella grande famiglia del Flaiano, dei premi Flaiano, perché è stato per moltissimi anni uno dei giurati della sezione teatro. Grazie Ugo, grazie. È un ricordo doveroso. Grazie per questa bella serata. Appuntamento, lo ripetiamo, domani in Piazza della Rinascita. Buonasera a tutti.